Allora, buonasera a tutti, anche per questa seconda, per questo secondo momento del seminario sulle ragioni dell'umano sono lieto di intervenire per presentarvi il collega Igor Agostini che lavora nell'Università del Salento a Lecce, presidente del corso di studi di laurea in filosofia, insegna storia della filosofia ed è direttore del centro dipartimentale di studi su Descartes, il 600, che ha sede a Lecce, che è autore di numerose interessanti pubblicazioni naturalmente dedicate a Descartes, alla storia del cartesianesimo, e credo che uno specifico dei suoi interessi si concentri, diciamo, sulle relazioni di Descartes con la scolastica e con la tradizione medievale. È membro del comitato scientifico di numerose collane, in modo particolare quella dedicata all'età di Descartes, e componente del consiglio scientifico del dottorato internazionale di Lecce che si svolge in accordo con l'Università parigina della Sorbonne. Ha a suo attivo, ripeto, numerose pubblicazioni e noi oggi lo sentiremo su un tema che ovviamente toccano da vicino le ragioni dell'umano, cioè questo Descartes delle meditazioni, ma tutta la fase che precede, diciamo, la metafisica cartesiana e questo interesse per un tema troppo noto, molto noto, ma che probabilmente appartiene non soltanto a Cartesio, ma alla fortuna di Cartesio, cioè la relazione corpo-mens verrà fuori come uno dei nodi centrali, una questione che è aperta, ripeto, diciamo, anche dalla fortuna critica della filosofia di Descartes. Allora, gli cedo volentieri la parola. E naturalmente abbiamo concordato una tempistica che tenga conto dei vostri interessanti eventuali interventi, che fanno parte, diciamo, come è già accaduto, della relazione, diciamo, gli interventi dei dottori di ricerca, quindi non sono due momenti separati, ma poi alla fine si integrano perché sfogheremo tutte le nostre riflessioni anche sulle loro riflessioni. Benissimo. Quindi è un elemento importante, diciamo, non è qualcosa che giunge dopo, ma interviene a consolidare le riflessioni che cortesemente ci stimolerai. Diciamo. Speriamo. Grazie, a te la parola. Grazie, ringrazio il professor Lo Monaco per questo invito che mi onora e l'istituto per accogliermi in questa sede così prestigiosa. E voi tutti. L'istituto ti ha invitato su mia proposta. Io sono laterale, diciamo. E a maggior ragione quindi tutti i miei ringraziamenti, che estendo anche presenti per essere qui e spero di poter in qualche modo essere di aiuto a inquadrare queste problematiche che in effetti sono estremamente interessanti, anche se forse oggi l'interesse verso Descartes è un po' scemato rispetto a quello che c'era alcuni anni fa, no? Queste forse problematiche antropologiche, delle quali peraltro io non sono un esperto in senso stretto, sono invece una di quelle più battute all'interno dell'attuale dibattito su Cartesio, anche perché consentono di inquadrarlo in riferimento a tematiche contemporanee come quelle della fenomenologia, come quelle del dibattito sulle passioni, sull'affettività. Io però cercherò di aprirle e invece di soffermarmi abbastanza sul testo delle meditazioni, affrontando alcuni nodi problematici che ritengo non essere stati particolarmente toccati neanche dagli studiosi, specialmente nella lezione di oggi che dedicherò a quella che, come poi vedrete, quella che possiamo qualificare la concezione prefilosofica dell'uomo che Cartesio ci presenta nella seconda meditazione per decostruirla e arrivare alla nozione filosofica, no, dell'uomo, che lui identifica, come sappiamo, alla cogitatio, per poi recuperare nella sesta meditazione la dimensione dell'unione. Ecco, questa nozione prefilosofica dell'uomo, dico queste cose a mo' di premessa generale, è qualcosa che in genere negli studi cartesiani viene liquidata molto rapidamente. Non
Così rapidamente fece probabilmente il settimo obiettore, Pierre Bourdain, come anche altri degli obiettori alle meditazioni, che si resero conto di quanto importante fosse invece nell'economia del progetto della metafisica di Cartesio questa riflessione sul sapere comun sensistico, sulla nozione comun sensistica che il meditante ha di se stesso. Perché? Perché nella negazione della possibilità di poter partire da qualsivoglia punto di partenza dopo il dubbio della prima meditazione, quello da cui solo si può partire è quello che un tempo, cito Cartesio la lettera, io credevo di essere. Quindi è una via di partenza obbligata per il meditante che ha messo in dubbio tutto. Vediamo dunque come questa démarche di Cartesio si sviluppa. Nella seconda meditazione, subito dopo aver scoperto la propria esistenza, il meditante fa una constatazione che scandisce una tappa fondamentale del suo percorso verso la verità. Non intendo a sufficienza chi mai io sia, quell'io che già sono necessariamente. Nondum satis intelligo quisnam sim ego ille qui iam necessario sum. L'io, dunque, in questo momento, sa di esistere ma non sa chi è. E qui è introdotta la questione della natura dell'io, e la seconda delle tre parti di cui si compone la seconda meditazione è dedicata precisamente al tentativo di rispondere a tale questione. Considero equivalenti la questione quis sum e quid sum, che pure alcuni studiosi hanno distinto, non fosse che perché qualche linea dopo Cartesio passa disinvoltamente al lessico del quid sum, quindi ritengo che questa domanda quis sum sia concettualmente sovrapponibile all'altra. Quindi possiamo dire che tranquillamente l'io sa di esistere ma non sa chi o cosa è. Bene, la seconda parte della seconda meditazione è dedicata appunto alla risposta a questa domanda, e la determinazione cartesiana della natura dell'io si articola in questa seconda parte della meditazione in tre momenti principali che corrispondono a tre verità, o forse meglio a tre livelli di una questione, cioè la natura della mente come res cogitans, che sono guadagnate nell'ordine delle ragioni secondo la seguente scansione. 1. La mente è res cogitans. 2. La mente non può e quindi non deve essere conosciuta mediante l'immaginazione. 3. La mente in quanto res cogitans è dubitans, intelligens, affirmans, negans, volens, nolens, immaginans, quoque sentiens. L'analisi si conclude dunque con la definizione di res cogitans che per Cartesio sarà poi definitiva nel seguito delle meditazioni, ed infatti avverrà anche la terza, in termini pressoché identici alla seconda. Ego sum res cogitans, id est dubitans, affirmans, negans, pauca intelligens, multa ignorans, volens, nolens, imaginans, etiam et sentiens. È importante precisare, tuttavia, che con questa definizione l'indagine iniziata nella seconda meditazione non è conclusa. Infatti, anche se si sa ormai cosa significhi cogitatio e di essa sono ormai divenuti noti i modi, ancora non è cosa nota se il pensiero, con i suoi modi, sia o no corporeo. Descartes ritiene di poter stabilire questa conclusione solo nella sesta meditazione, quando sarà in possesso di tutte le premesse necessarie per ottenerla, ovvero sia l'idea chiara e distinta della mente e del corpo e la veracità di Dio, e così sarà insieme stabilita la distinzione reale. In questa lunga indagine, che inizia, come dicevo, subito dopo il cosiddetto cogito e si conclude nella sesta meditazione, Descartes segue un procedimento ben preciso, che è stato a ragione qualificato come una sottrazione. Descartes programma cioè di A. meditare su ciò che credeva un tempo di essere. B. sottrarre, subducere da questa nozione tutto ciò che cade sotto gli argomenti del dubbio proposti nella prima meditazione. E C. far restare, dopo questa sottrazione, solo ciò che è certo e indubitabile. Un tale procedimento di sottrazione, che si concluderà con la scoperta del pensiero quale carattere inseparabile dall'io, si configura come una sintesi fra dubbio e negazione. La negazione del genio maligno, intendo. Posta una nozione data, ciò che credevo un tempo di essere, si passa tale nozione al vaglio dei dubbi della prima meditazione e, per ogni elemento di tale nozione che non supera i dubbi, lo si nega, in conformità alla determinazione presa al momento dell'introduzione del genio maligno.
Ora, questa sezione resta ancora oggi una delle meno studiate della seconda meditazione, eppure aveva richiamato l'attenzione dei lettori contemporanei di Cartesio. In particolare aveva suscitato le critiche del settimo obiettore, Pierre Bourdain, che aveva rimproverato Cartesio di aver ricavato, dopo il dubbio iniziale della prima meditazione, l'essenza della mente da nozioni prefilosofiche, in contraddizione proprio con la pretesa di aver eseguito un dubbio universale. Riprendete, diceva Bourdain, queste vecchie coperte, no? Le vecchie coperte sono la nozione di uomo come un sensistica, scusate questa orrida parola, ma è efficace, che il meditante aveva prima di sottoporre ai dubbi della prima meditazione. Me stesso come uomo, come vedremo. Beh, il filosofo aveva risposto con l'argomento che, quando anche avessimo, prima di aver iniziato seriamente a filosofare, delle opinioni vere, esse sono commiste a così tante altre che sono false o almeno dubbio, che per separarle da queste, la cosa migliore è gettarle all'inizio via tutte, ossia rifiutarle assolutamente, così da poter facilmente, in seguito, riconoscere quali fossero vere e trovarne di nuove ed ammettere solo quelle vere. Che fare esattamente la stessa cosa che, per evitare che in un cesto o in una cesta piena di frutti non se ne trovino alcune andata male, si debba da principio cominciare con levarli tutti per poi riprendere solo quelli che si sia accertato non essere guasti. L'esempio adotto da Cartesio con Bourdain esprime in modo perspicuo, come dirò oltre, alcuni aspetti essenziali della strategia messa in atto fra la prima e la seconda meditazione. Ma, per apprezzarla appieno, è opportuno tenere presente che Bourdain aveva visto senz'altro giusto nel ritenere che nella seconda meditazione era proprio da una nozione prefilosofica, quella di ciò che un tempo il meditante credeva di essere, che questi aveva preso le mosse per individuare la certezza della cogitatio. A tal fine, infatti, Descartes si era impegnato in una descrizione estremamente accurata della nozione prefilosofica dell'uomo in possesso del meditante. Una nozione che si risolve in ultima istanza in quella appunto di homo e che si configura pertanto, all'altezza della seconda meditazione, in una sorta di antropologia prefilosofica. Ciò che il meditante credeva un tempo di essere, quidnam me olim esse crediderim, infatti, prima dell'applicazione delle ragioni del dubbio, era precisamente di essere uomo. Quidnam igitur ante ac me esse putavi, hominem silicet. La domanda che il meditante si pone per rispondere alla questione chi sono io è dunque tradotta nella domanda che cos'è un uomo. Hominem silicet. Il testo latino, con l'avverbio silicet, indica un'ovvietà. È ovvio che io sia un uomo. Questo significa anzitutto che l'affermazione di essere un uomo non costituisce una scoperta da parte del meditante, ma esprime la consapevolezza di un'acquisizione già avvenuta in un qualche momento. Esprime cioè un ricordo della memoria. Ma di che cosa? Nel commentare questo luogo, Klauberg rileverà che tale ovvietà esprime il fatto che io ritenga di essere uomo perché così ricordo e null'altro mai ho pensato di essere. Hominem utique, sic enim recordor, nec vider aliter de me unquam sensisse, quam quod homo sim, humanique nihil a me alienum esse velim. Ma probabilmente c'è qualcosa di più. Infatti il meditante non ricorda solo in generale di essersi sempre ritenuto un uomo. Lo silicet mi pare infatti indicare un rinvio più preciso ad una constatazione già avvenuta nel corso delle meditazioni. E infatti c'è un momento preciso in cui, in queste, il meditante aveva constatato di essere un uomo. Questo momento coincide precisamente con la formulazione del dubbio del sogno. Preclare sane, tanquam non sim homo qui soleam noctu dormire. Come? Dice Cartesio introducendo il dubbio del sogno. Come se io non sia un uomo, no? Come se io non fossi un uomo, scusate. E gli uomini la notte non dormano e nel dormire non sognino. Tamquam non sim homo. Il meditante dunque fa una constatazione, constata di essere uomo, proprio allorché si accorge di sognare, dischiudendo pertanto un'ipotesi alternativa a quella della follia che consente, almeno altrettanto bene di questa, di paralizzare la certezza nei confronti di ciò che percepisco come grande e vicino, che si era apparentemente sottratto al dubbio dei sensi. Ma si tratta anche in questo caso di un ricordo. Descartes richiama infatti esperienze frequenti di sogni passati,
quam frequenter. Questo aspetto consente di comprendere come l'esperienza del meditante si dipani lungo un flusso coscienziale in cui la memoria, seppur mai messa a tema, svolge un ruolo centrale, perché è ad essa che si deve la messa in campo delle nozioni prefilosofiche di cui il meditante dispone sin dall'inizio. Se non che, nella loro sequenza, i ricordi non sono tutti allo stesso livello. Nel caso della nozione di uomo, nella prima meditazione, a proposito del dubbio del sogno, abbiamo infatti a che fare con un ricordo che potremmo quasi dire inaugurale, nell'esperienza delle sei meditazioni, ovviamente. È la prima volta, cioè, che qui il meditante si ricorda di essere uomo. Quando, dunque, nella seconda meditazione il meditante asserisce di essere un uomo, egli non fa altro che ricordare un ricordo. Ma vi è un'altra differenza capitale fra i due ricordi, che è essenziale nella démarche verso la chiarezza e la distinzione. Sul secondo ricordo, il meditante sofferma ora l'attenzione, isolandolo e ponendolo come punto di partenza dell'applicazione del dubbio, in quanto un uomo sembra poter essere la risposta giusta alla domanda che apriva la seconda parte della meditazione: chi sono io? E questo è un aspetto caratteristico del testo delle meditazioni. Buona parte delle nozioni su cui si sofferma l'attenzione del meditante nelle meditazioni successive alla prima sono state infatti già avanzate in quest'ultima, ma senza che su di esse venisse rivolta l'attenzione, in quanto generalmente suscitate dal ricordo. Non si tratta quindi in assoluto di una scoperta, ma sempre di un atto rammemorativo, il quale ad un certo punto si trasforma come in una messa a fuoco, sotto appunto il filtro dell'attenzione, di nozioni che, nel momento in cui erano state introdotte per la prima volta, non erano state sottoposte ad alcuna interrogazione semantica. Un esempio tipico di questo procedimento delle meditazioni è legato ad esempio al tema della libertà. Questo concetto, tematizzato nella quarta meditazione, era stato già introdotto, senza tuttavia essere stato esplicitato nella prima meditazione, mediante lo stesso esercizio del dubbio, come dice in maniera esplicita la Sinossi. Le meditazioni, quindi, si configurano come un movimento di messa a fuoco, da parte dell'attenzione, di un nucleo di nozioni che preesistevano sin dall'inizio, ma in maniera oscura e confusa, in quanto non sottoposte al vaglio dell'attenzione. Ritengo sia questo il senso più profondo dell'esempio utilizzato da Cartesio in risposta alla critica di Bourdain che sopra menzionavo. L'operazione di selezione all'interno del cesto delle mele è anzitutto una metafora dell'attività della mente, il cui gesto fondativo non consiste nel rigettare tutto il sapere pregresso, ma nel soffermare l'attenzione su un aspetto di questo insieme. In termini cartesiani, questa presa dell'attenzione corrisponde alla chiarezza, a mio avviso, secondo la definizione dei Principia, che identifica la chiarezza alla caratteristica di quella percezione resa presente alla mente attenta. Cito la lettera, qui segue la distinzione allorché, sempre secondo la medesima definizione, questa medesima percezione viene separata da quant'altro ad essa non competa, di modo che non resti se non ciò che in essa è chiaro. Ora, la nozione di uomo costituisce un caso paradigmatico, anzi direi il caso paradigmatico, in quanto al suo interno si estrapola la prima certezza, di questo movimento che, regredendo da una nozione prefilosofica, giunge attraverso l'attenzione e quindi la chiarezza alla distinzione. Dentro la nozione prefilosofica di uomo, in cui il meditante scopre, eureka, la cogitatio, egli sofferma l'attenzione rendendo tale nozione chiara, poi la separa dalle determinazioni che è unita nella medesima nozione, rendendola distinta. In questo movimento, la nozione di cogitatio, ricavata da quell'insieme prefilosofico, viene ad acquisire un nuovo significato, perché prima, quando la consideravo all'interno di quella nozione prefilosofica, la caratterizzavo con parole, cito, di cui mi era ignoto il significato. Sarà Descartes stesso, con la principessa Elisabetta, introducendo il concetto di nozione primitiva, a rilevare che «toute la science des hommes ne consiste qu'à bien distinguer ces notions et n'attribuer chacun d'elles qu'aux choses auxquelles elles appartiennent». Questa spiegazione retrospettiva semplifica alquanto, ma rende l'essenziale del procedimento attuato nella seconda meditazione, che culmina in un processo di separazione di nozioni avviluppate inizialmente in uno stato di oscurità e confusione. Anzi, consente di identificare proprio nella nozione di uomo la nozione entro cui è data inizialmente questa oscurità e confusione e da cui quindi si origina,
mediante il procedimento sopra descritto, la progressiva chiarezza e distinzione di quelle che, con Elisabetta, Descartes chiamerà le tre nozioni primitive, e di cui quindi il concetto di uomo costituisce una sorta di insieme originariamente indistinto. Il cesto di mele di Bourdain è esattamente la nozione prefilosofica dell'uomo all'interno della quale io trovo ego sum, ego esisto, e la cogitatio, cioè la prima certezza. Al rilievo per cui il fatto che io sia uomo costituisce un'ovvietà, segue la questione concernente che cosa sia però l'uomo. Cosa sono io? Sono un uomo, certamente, e ci siamo interrogati su cosa vuol dire quel certamente, no? Ma bene, quid est homo, la domanda successiva. Beh, allora dimmi che cos'è un uomo, no? Cosa significa dunque essere uomo? Ora, Descartes dà qui due caratterizzazioni di uomo. La prima è quella di animale razionale, che egli introduce retoricamente sotto forma di domanda. Dicamne animal razionale? Dirò forse un animale razionale? Ora, questa caratterizzazione dell'uomo come animale razionale non è altro che la definizione scolastica, di origine aristotelica, come Descartes rileverà, del resto, in modo esplicito, nella Recherche. Si mihi ut vulgo in scolis fieri solet responderet hominem esse animal razionale. Uti in scolis, no? Come nella scuola, quindi come secondo l'insegnamento aristotelico impartito a scuola. Tale definizione è scartata nelle meditazioni immediatamente sulla base dell'argomento che essa pone il problema della definizione dei suoi elementi componenti. Dice Cartesio, dovrei dire che cos'è animale e poi cos'è razionale, e poi dovrei dividere ciascuno di questi termini e andare così all'infinito. Il medesimo argomento compare più ampiamente nella Recherche, che connette in maniera esplicita la difficoltà qui avanzata ad un elemento tipico della critica di Descartes alla definizione aristotelica, colpevole di fondarsi su un definiendum più oscuro dello stesso definiens. Il vero motivo, tuttavia, per cui tale definizione non soddisfa Descartes, si capirà solo nel momento in cui egli terminerà la sua analisi della seconda definizione. Perché vi ho detto che ce ne sono due, la prima è questa di uomo come animale razionale, sulla seconda vedremo. Bene, alla fine della critica alla seconda definizione noi troviamo, a mio avviso, il vero motivo per cui è scartata la prima, al di là della critica alla logica tradizionale. Il termine ratio, infatti, che costituisce la radice del termine razionale, possiede un significato ancora oscuro, che non potrà essere chiarito sino a quando non si capirà che il pensiero, cioè la ratio, costituisce l'essenza della mente e quindi, con i suoi nomi equivalenti, mens, animus, intellectus o, giusto appunto, ratio, non è semplicemente una funzione la più alta della mente, come in Aristotele, ma coincide con essa. La seconda caratterizzazione, appunto, dopo quella di uomo come animale razionale, è presentata da Descartes in contrapposizione alla prima, ripeto, la seconda definizione, dopo quella di uomo come animale razionale, è presentata in contrapposizione alla prima. Perché? Perché Cartesio la presenta come risultante in maniera spontanea e naturale, e tale da prodursi prima di considerare che cosa io fossi. Hic potius attendam, quid spontet natura duce cogitazioni mehe ante ac occurrebat. Sponte et natura, spontaneamente e per natura, sotto la guida della natura, natura duce. In quanto presentata come spontanea, non stupisce che, rispetto a questa caratterizzazione, la maggior parte degli studiosi cartesiani non sembri aver considerato seriamente, se non in termini generici, la domanda concernente il legame di tale nozione con una qualsivoglia tradizione filosofica. Rigouillet, a proposito di essa, parlava di une espèce de métaphysique pré-philosophique qui a la fois matérialisme et dualisme. Questa magistrale e sintetica descrizione, quasi uno schizzo d'artista, è esemplificativa dell'idea largamente diffusa fra gli studiosi che lo scopo di Descartes non sia quello di riferirsi ad una determinata tradizione filosofica, ma solo di descrivere che cosa può pensare di se stesso un uomo che non si è ancora elevato ad un punto di vista filosofico, quale appunto il meditante, che ancora nella seconda meditazione si trova nella melma dell'oscurità e della confusione, no? Vedremo però che questa idea coglie solo parzialmente nel segno. Ma seguiamo il testo per adesso. Qui l'uomo, in questa seconda definizione, è descritto come l'insieme di un corpo e di un'anima. Il corpo è caratterizzato come ciò che rimane di me, uomo, dopo la morte, e che è suscettibile di essere delimitato da una figura, di essere circoscritto in un luogo,
di riempire lo spazio in modo tale da escludere da quest'ultimo ogni altro corpo, di essere percepito col tatto, con la vista, con l'udito, col gusto, con l'odorato, e che inoltre è mosso in più modi, non da se stesso, ma da un qualsiasi altro corpo da cui venga toccato, in quanto alla sua natura non appartiene la forza di muovere se stesso e così pure di sentire o di pensare. L'anima, in maniera complementare, è considerata nel suo rapporto al corpo come il principio delle funzioni motrici e sensoriali, oltre che delle funzioni cogitative. Alcune riflessioni qui si impongono. Entrambe le caratterizzazioni di uomo offerte da Descartes, animale razionale e questa come unione di anima animante un corpo, appartengono a un'esperienza prefilosofica. E riferendosi ad entrambi, infatti, che Cartesio parla di quidnam me olim esse crediderim, ciò che di me credevo un tempo d'essere, prius quam in ascogitationes incidissem, prima di imbattermi volontariamente in questi pensieri, cioè le meditazioni. Sono dunque entrambe prefilosofiche nel senso in cui precedono l'attività filosofica intesa propria come propria delle meditazioni cartesiane. E due definizioni entrambe prefilosofiche dell'uomo, ok? Se non che la seconda è prefilosofica anche nel senso in cui essa precede la riflessione filosofica in quanto tale, non solo quella propria al meditante, al cartesio delle meditazioni, ma qualsivoglia attività filosofica, in quanto è puramente spontanea e naturale, ciò che non è vero della prima, quella di animale razionale, che è una definizione di logica. Si tratta dunque di una nozione che possiamo qualificare come appresa. Rileverà infatti Wittig, uno dei massimi commentatori cartesiani del Seicento, un cartesiano olandese, cum philosophis volgaribus secundum philosophicam cognitionem quam habilis didici. È chiaro, ho imparato da Aristotele che l'uomo è un animale razionale. Abbiamo dunque due nozioni prefilosofiche dell'uomo, una non spontanea e naturale ma appresa, uomo come animale razionale, una invece spontanea e naturale in quanto costituita in maniera irriflessa. Questa è la situazione stando alla lettera del testo, no? E tuttavia sarebbe un grave errore pensare che questa nozione, questa seconda nozione di uomo, no? Come insieme di mente e corpo e di mente come animante il corpo, no? Sia priva di ogni connotazione filosofica. Il suo contenuto si sovrappone infatti in maniera significativa con la concezione aristotelica dell'uomo come ente composto di anima e corpo, di cui l'anima è il principio vivificante, animante e pensante. E ancora una volta lo rileveranno i commentatori dell'epoca. Ne cito un altro, Johannes Scotanus. Profecto, ec fere vel uius farine est universa cognitio, quam plerique philosophis, tam antiquis, quam recensioribus peripateticis et scolasticis, de anime essentia, se abere profitentur. È la stessa farina del sacco dei filosofi peripatetici e scolastici di allora come di oggi. Il fatto è che per Descartes, e questo è il punto decisivo, la stessa concezione aristotelica è il frutto di questa riflessione spontanea e naturale, di cui la prima costituisce solo un'elaborazione filosofica. Ne risulta che Cartesio stabilisce qui, seppur implicitamente, una distinzione ben precisa fra la definizione logica di uomo, la prima, e quella ontologica, la seconda, aristotelica, che pure ritiene derivare entrambe in ultima istanza dalla sfera prefilosofica. Solo la seconda prolunga immediatamente una concezione spontanea, mentre la prima è astratta ed appresa. Se non che, se si ritorna un momento sulla critica cartesiana alla definizione aristotelica di uomo, cercandola di analizzare un po' più a fondo, ci si accorge che le cose sono ancora un po' più complesse. Alla lettera, difatti, sia nelle meditazioni sia nella recherche, Descartes dice che la definizione di uomo come animale razionale è inservibile, perché ripropone il problema della definizione delle parti componenti. Ma se si collega questa critica a quella più generale portata da Descartes contro le definizioni scolastiche, ovvero sia che il definiendum è più noto del definiens, l'argomento indirizzato contro la definizione aristotelica di uomo quale animale razionale può essere letto anche così. Questa definizione non può spiegare cos'è l'uomo, perché in realtà la nozione di uomo è più nota, e questa sarà ad esempio l'interpretazione proprio del nostro Scotanus.
Se le cose stanno così, però, risulta che è certamente vero che la definizione logica di uomo quale animale razionale è una definizione appresa e quindi non immediatamente legata ad una concezione spontanea, ma indirettamente deve essere anch'essa, per Descartes, fondata in un'esperienza spontanea, in quanto in ultima istanza parassitaria della nozione di uomo che intende spiegare. All'interno della nozione spontanea di uomo si trova poi la nozione di anima, ed è quella su cui vorrei soffermarmi oggi, in questa seconda parte dell'intervento, per giungere poi domani alla cogitatio, che è l'essenza dell'anima, come vedremo per Cartesio. Nel tentare di descrivere quella parte della nozione prefilosofica di uomo che è l'anima, Cartesio scrive: «Sed quid esset ec anima? Vel non advertebam, vel exigum nescio quid imaginabar, instarventi, vel ignis, vel eteris, quod crassioribus meis partibus esset infusum». Ma che cosa fosse quest'anima? Quindi prima ha detto che cos'è l'uomo. L'uomo è un insieme di anima e di corpo. Il corpo è qualche cosa che ha la capacità di muoversi, di avere delle determinazioni di carattere qualitativo, come colori, odori, sapori e suoni, e l'anima è ciò che dà la vita, la sensazione a questo corpo, oltre che il principio del pensiero. No. Ma, quindi, l'uomo è questa unità fra mente e corpo, ma che cosa fosse quest'anima, dice Cartesio, o non mi rendevo conto di cosa essa fosse, non advertebam, oppure, se vi pensavo, la immaginavo come un sottile non so che, nescio exigum, come un vento, o un fuoco, o un etere, che fosse infuso nelle parti più grossolane di me. Vel non advertebam, l'anima è pensata come qualcosa che sta al di là dei sensi, tale dunque da non essere avvertita. Ma se si spinge al di là dei sensi, mi immagino, perché con l'immaginazione che la rappresento, come adesso vi dico, la immagino come un esiguo non so che, come un vento, un fuoco, un etere, che siano infusi nelle mie parti più sottili. No, nelle mie parti più grossolane, scusate, non sottili, materia sottile infusa nelle mie parti più grossolane. Ancora una volta, è questa una concezione volgare, non filosofica. Descartes, d'altronde, sarà nuovamente esplicito su questo punto con Gassendi. Quod autem dixi, neque imaginatum esse anima mistar venti veligni settaglia, ibi tantum ex vulgi opinione retuli. L'ho ripreso dall'opinione del Volgo, che immagina l'anima quando la avverte, quando vi pensa. No? Come la immagina? La immagina come un corpo, che a differenza però di quello che cade sotto i sensi, no? Io con l'immaginazione vado oltre la corporeità, allora come lo posso pensare? Lo penso come qualcosa di più sottile. Questo Cartesio ha in mente. Vel non advertema, all'anima non ci penso, ma se ci penso come la immagino? Me la immagino ancora come un corpo, no? Ma più sottile, infuso, un corpo sottile, dentro le parti più grosse di me. Okay. Se non che, anche qui sarebbe un errore pensare di trovarsi di fronte soltanto a un'opinione volgare, cioè proprio all'uomo della strada, no? Semplicemente spontanea. Come rilevavo, era convinzione di Cartesio che tutte le filosofie fondate sull'idea che la conoscenza inizia dai sensi fossero null'altro che una versione elaborata di questa nozione prefilosofica. Secondo Cartesio, d'altronde, l'opinio vulgi, qui evocata con Gassendi, è sia l'opinione prefilosofica, sia l'elaborazione filosofica di tale opinione, basate entrambe su un principio comune. È impossibile pensare senza immagini. Come farà notare, ancora una volta, Scotanus, et efere prisce de essentia anima opiniones erant, sono le opinioni, le prime opinioni dei filosofi sull'essenza dell'anima. Il fatto dunque che la nozione di anima come corpo sottile sia prima di tutto l'espressione di un punto di vista spontaneo e prefilosofico non esclude affatto l'esistenza di un retroterra filosofico preciso che Descartes aveva la certezza che codesta descrizione potesse evocare fra i lettori dell'epoca. Qui vale esattamente la stessa cosa di quello che indagini come quelle di Tullio Gregori hanno mostrato a proposito delle figure della prima meditazione, in particolar modo il genio maligno, per la precisa ragione che, a dispetto della scoperta del cogito, il meditante non si è, neanche nella seconda meditazione, ancora staccato completamente dalle opinioni acquisite. La seconda meditazione è incomprensibile se non si tiene presente questo, e la prova decisiva è offerta dal dominio assoluto che in essa esercita, almeno sino alla terza e all'ultima parte,
cioè l'esame del pezzo di cera, l'atto della negazione, in conformità alla dichiarazione programmatica che chiudeva la prima meditazione. Il grande protagonista, questo atto di negazione, è della parte centrale della meditazione, che è applicato in modo ossessivo a tutte le componenti della nozione prefilosofica di uomo. Per questo ogni volta ricapitolate, talvolta anche per ellisse, dentro la negazione, come esemplarmente in questo passo, atti 7, 27, 19, 20. Cos'altro? Lo immaginerò, non sono quella compagine di membra. No? Ora, sia i commentatori del XVII secolo, sia i commentatori a noi contemporanei, che hanno voluto interrogarsi sul retroterra della nozione prefilosofica dell'uomo, non hanno avuto dubbi nell'affermare che, riferendosi all'anima come principio delle funzioni corporee, movimento, nutrizione e sensazione, Descartes stesse evocando la concezione aristotelica dell'anima come atto del corpo. Entelechia prote, somatos physicu organicu. Ancora una volta Scotanus era qui perfettamente chiaro. Vi risparmio la citazione. Gli studiosi contemporanei danno per lo più lo stesso resoconto. Ad esempio Emanuela Scribano scrive: l'attribuzione delle funzioni vitali all'anima è di origine aristotelica. E qui, questo penso che non ci piova. Tuttavia, se ci spostiamo dalla descrizione dell'anima come principio delle funzioni corporee, no? Quindi, l'anima come entelecheia, come atto, no? Alla descrizione dell'anima in se stessa, quale corpo sottile, quindi non nell'anima in rapporto al corpo, ma dell'anima in se stessa, no? È una distinzione che fanno anche questi commentatori che vengo dal citarvi, beh, le cose cambiano un pochino. I pochi studiosi che si sono interrogati in proposito, cioè interrogandosi sul retroterra di questa concezione dell'anima in se stessa, come etere, vento sottile, eccetera, sono inclini a far risalire questo resoconto alla tradizione stoica ed epicurea. Ad esempio, sempre Emanuela Scribano afferma, qui Cartesio attribuisce al senso comune le teorie sulla natura dell'anima di origine stoica ed epicurea. E questo è assolutamente corretto. Lo confermano, se ve ne fosse bisogno, anche le obiezioni dell'Epicureo Gassendi, allorché obietta a Cartesio di non essere in grado di escludere l'anima come corpo sottile. Ritengo, tuttavia, che questa sia solo una parte della storia. Perché? Beh, perché anche altre tradizioni dottrinali avrebbero potuto attagliarsi altrettanto e forse meglio alla caratterizzazione dell'anima come exiguum quid. Vi è, ad esempio, tutta la dottrina della corporeità sottile rinascimentale che va da Campanella a Robert Flood, studiata, fra gli altri, da Massimo Luigi Bianchi in un denso articolo su corporeité subtile et magie all'époque de Descartes. Clerselier stesso, d'altronde, aveva evocato proprio questa tradizione, traducendo liberamente in francese il passo dell'erazione smore geometrico disposite, dove Cartesio spiegava la sua preferenza per mens invece che per anima, come parola designante la sostanza pensante. La substance dans laquelle réside de manière immédiate la pensée est ici appelée esprit. Et toutefois, ce nom est équivoque, ainsi qu'on l'attribue aussi quelquefois au vent et au liqueur fort subtil. Mais je ne connais pas de plus propre. Ma soprattutto, la definizione dell'anima come exigum quid, almeno per quel che riguarda le due prime componenti, instar venti vel ignis, richiama la tradizione degli spiriti animali di Galeno, che Cartesio caratterizza infatti almeno due volte, prima nel discur, poi nelle passioni, esattamente come nelle meditazioni, come vento sottile, fiamma o aria. Degli spiriti animali, cito dal discorso, che sono come un vento molto sottile o piuttosto come una fiamma molto pura e viva. E ancora nelle passioni, una certa aria o vento assai sottile che viene chiamato spiriti animali. Ed ecco, in ogni probabilità, proprio il concetto di spirito animale, quello evocato da Clerselier nella traduzione del passaggio dell'erazione smore geometrico disposite che prima menzionavo. La tradizione culturale che stava dietro alla nozione di anima come exigum quid era dunque estremamente ampia. E tuttavia, nonostante questa ampiezza, che è una ricchezza e che secondo me non può essere negata, no? Gli studiosi convengono nel ritenere, e questo invece è il punto che fa problema, no? Che se c'è una tradizione a cui Descartes non si riferisce nella sua descrizione dell'anima come exigmo quid, questa è quella aristotelica. Cioè, queste tradizioni sì, che pensano l'anima come corpo sottile, no? Fino diciamo, al caso di Galeno, no? Che Descartes infatti menziona proprio in questi termini, come abbiamo visto. Ma Aristotele no. E adesso vedremo perché. Così, ad esempio, in uno dei più interessanti lavori dedicati al problema dell'anima in Descartes, il libro di Fowler sull'immortalità dell'anima in Cartesio, si legge: Why the listed powers or functions of the soul are the usual potential anim of the Aristotelian scholastic tradition?
These free spontaneous musings about the corporeal nature of the soul have nothing in common with the Aristotelian tradition of soul as form of the body. Niente in comune con la tradizionale immagine aristotelica dell'anima come forma del corpo. Le parole di Fowler riassumono perfettamente quella che è una convinzione comune fra gli studiosi. La nozione prefilosofica dell'anima della seconda meditazione, se da un lato, per quanto riguarda l'anima considerata in rapporto col corpo, può essere fatta risalire alla concezione aristotelica dell'anima come entelechia, dall'altro, per quanto riguarda la descrizione dell'anima considerata in se stessa, cioè come corpo sottile, niente ha in comune con Aristotele. La ragione che sta dietro questa convinzione interpretativa è facilmente ricostruibile. Questa concezione prefilosofica attribuisce all'anima caratteristiche corporee, le quali non sono compatibili con la nozione aristotelica dell'anima come forma. Così, altri interpreti dichiarano pacificamente il proprio imbarazzo di fronte alla giusta posizione da parte di Cartesio, a poche righe di distanza, all'interno della nozione prefilosofica, della concezione dell'anima come principio della funzione corporea, con la sua descrizione in termini di corpo sottile. È il caso, ad esempio, di John Carriero nel suo commento alle meditazioni. Può sembrare sorprendente, cito direttamente in italiano, vedere la suggestione qui che l'anima è una qualche materia sottile, in quella che è in realtà un resoconto della nozione aristotelica dell'anima. Tuttavia Carriero non sembra molto preoccupato. Secondo Carriero, quello che Descartes starebbe facendo nella seconda meditazione non è altro che to survey the naive ground view that gives rise to more sophisticated metaphysics. From that inchoate perspective, some sort of eternal stuff doesn't seem such a bad answer to what is the soul. Secondo Cartesio, d'altronde, Cartesio sarebbe fondamentalmente disinteressato ad offrire un resoconto fedele dell'ilemorfismo, tale quale, ad esempio, si trova nella questione 75 della prima parte della Summa. Anche l'analisi di Carriero, quindi, finisce perfettamente per confermare il grande presupposto condiviso da questa lettura canonica. L'idea dell'anima come exigum quid non ha nulla a che fare con la tradizione aristotelica. Ora, prima facie, questo fatto è alquanto paradossale. È noto difatti che se c'è una filosofia che Cartesio ha sempre ritenuto come parassitaria della concezione prefilosofica del mondo e dell'idea che tutta la conoscenza derivi dai sensi, è precisamente quella aristotelica. Ciò che è confermato dal fatto che la maggior parte delle volte che Descartes parla di filosofia vulgaris è proprio Aristotele che ha in mente, o meglio l'aristotelismo. Ma quello che è qui in gioco è molto più di un paradosso. Al contrario, sono convinto che, escludendo ogni implicazione dell'aristotelismo dalla concezione prefilosofica dell'uomo e, in particolare, dell'anima della seconda meditazione, si rischia di compromettere non solo l'adeguatezza del quadro culturale di riferimento dell'operazione di Cartesio, ma anche di lasciarsi sfuggire a quella che probabilmente, ancora nel XVII secolo, costituiva un'interpretazione largamente diffusa, meglio sarebbe dire un sentire comune, rispetto alla dottrina aristotelica dell'anima in termini materialisti, certo non meno influente dell'interpretazione di Tommaso. Venendo su Exigum Quid nel suo commento alle meditazioni del 1688, Wittich affermerà alla lettera «Et ipsius Aristotelis», questa opinione è anche dello stesso Aristotele. Wittich non potrebbe essere più chiaro. La dottrina aristotelica dell'anima è fondamentalmente un materialismo. Per supportare la sua tesi, Wittich si richiama a un luogo del degenerazione animalium di Aristotele, tratto dal terzo capitolo del libro 2. Dunque, ogni forza e potere dell'anima sembra partecipare a un qualche corpo più nobile dei cosiddetti cinque elementi. Si tratta di un luogo altamente problematico, come vedremo, ma che, dopo Cicerone, è restato eletto quale testo a favore di un'interpretazione materialistica dell'anima aristotelica e su cui Wittich, tuttavia, non si impegnava ulteriormente in un'operazione esegetica. Quello che a Wittich interessa, infatti, è proprio un punto teorico, quello di dimostrare la superiorità della dottrina cartesiana dell'anima su tutte le concezioni preesistenti dell'anima. Rilevando dunque che è filosofice che Aristotele considerava l'anima dell'uomo come corporea, Wittich non intende attribuirgli un tipo di dottrina della doppia verità. Quello che intende è che dalla sola prospettiva da cui Aristotele considerava l'anima, cioè filosofice, egli ha affermato la sua corporeità. E alcune righe più in basso è persino più forte su questo punto. Afferma difatti, richiamandosi al medesimo testo del Degenerazione Animalium, che al di fuori della rivelazione divina, penso che qui la restrizione riguardi Platone, quasi nessuno, ecco la restrizione, ha concepito l'anima come incorporea.
Verso la fine di questo passo che ho riassunto, ci sono alcune parole su cui vorrei insistere. È lì dove Wittig dice che non solo al di fuori della rivelazione, ma anche al di fuori di questo metodo, vix ali citra revelationem divina, divinam vel tale metodum, è difficile provare che l'anima è immateriale. Wittig si riferisce qui ovviamente al metodo cartesiano che gli presenta come il solo che, da un punto di vista strettamente filosofico, citra revelationem, rende possibile provare l'immaterialità dell'anima. È dunque chiaro come, secondo Wittig, la descrizione prefilosofica dell'anima presentata da Descartes all'interno della sua nozione prefilosofica di uomo, non solo non esclude Aristotele, ma lo includa, anzi lo debba includere, in quanto indirizzata ad uno scopo preciso, quello di mostrare la superiorità della filosofia cartesiana su quella di Aristotele per quanto riguarda la possibilità di una dimostrazione dell'immortalità dell'anima. La filosofia di Cartesio, senza eccezioni, Aristotele incluso, è la sola che è in grado di provare che l'anima è immortale. Che Aristotele fosse totalmente implicato nella descrizione prefilosofica dell'anima della seconda meditazione era stato evidenziato, persino in maniera più dettagliata, dall'analisi esegetica di Scotanus, pubblicata, come sappiamo, solo un anno prima del commento di Wittig. Sempre nell'88, Scotanus invece pubblica poi un'analisi esegetica delle 6 meditazioni, molto meno densa della prima opera, che io quindi ritengo di importanza nettamente maggiore. La prima analisi, che appunto concerne la prima e la seconda meditazione soltanto, si presenta sia come un'analisi concettuale delle meditazioni, sia come un'indagine dossografica delle dottrine evocate da Cartesio nelle 2 prime meditazioni, in quanto appartenenti ad un retroterra filosofico e letterario non esplicito nel testo delle meditazioni, se tuttavia restituibile mediante, per l'appunto, un'analisi esegetica. Commentando la descrizione dell'anima come exiguum quid, Scotanus osserva che essa coincide con la concezione dell'anima propria a Gassendi, la quale a sua volta non farebbe altro che riproporre quella che era la concezione dell'anima più diffusa nell'antichità. La lista degli scrittori antichi menzionati da Scotano è lunga, tutti gli autori citati da Stobeo e poi da Cicerone. Quello che è persino più interessante è che, lungi dall'escludere Aristotele dalla sua dossografia, è proprio Aristotele e la sua concezione dell'anima che occupa la parte più importante della discussione di Scotanus. Scotanus sottolinea che Aristotele parla dell'anima ambiguamente, confusamente e non coerentemente. Infatti, dice, egli esita e fluttua, e Lattanzio aveva ragione, cito, nello scrivere che Aristotelem secum ipsum dissidere et repugnantia sibi dicere e sentire. Aristotele entra in contrasto con se stesso e dice cose che sono fra loro repugnanti e le pensa anche come repugnanti, cioè contraddittorie. Ciò non di meno, nonostante le affermazioni contraddittorie di Aristotele, non c'è dubbio che il suo pensiero autentico, a proposito dell'uomo e della sua anima, era che questi e la sua anima fossero qualcosa di materiale. Prima di tutto, infatti, è chiaro che la definizione data nel primo capitolo del secondo libro del De Anima, secondo il quale l'anima è la forma di un corpo fisico avente la vita in potenza, che è la concezione evocata da Cartesio nella prima parte della discussione della seconda nozione comun sensistica, quindi l'anima considerata in rapporto al corpo e non in se stessa. Dunque, prima di tutto è chiaro che tale definizione può essere indifferentemente applicata ad entità sia corporee sia incorporee. Per Scotano, la definizione dell'anima come forma di un corpo fisico avente vita in potenza è quindi perfettamente compatibile con una concezione dell'anima materialista ed immaterialistica. Di conseguenza, la definizione di Aristotele, ben lungi dall'essere chiara, è completamente oscura ed ambigua e non dichiara affatto qual è la natura dell'anima in se stessa, poiché si limita a descriverne il rapporto col corpo. Tuttavia, Scotano non si ferma qui. Nel seguito della sua analisi, infatti, non solo tiene fermo che la concezione dell'anima come atto del corpo è compatibile con una concezione materialistica dell'anima in se stessa, ma afferma anche che Aristotele ha in realtà concepito l'anima come corporea. Per argomentare questa tesi, affronta di petto le possibili obiezioni provenienti dalla sponda dell'interpretazione opposta. Sed acriter eic insurgent Aristoteles vindices, obtended enim Aristotelem satis sane ortodoxe de origine mentis umane sensisse. Qui sento subito i difensori di Aristotele. Mi opporranno infatti che Aristotele ha
pensato molto bene in maniera assolutamente ortodossa a proposito dell'origine della mente umana. Non è difficile vedere in questo passaggio un'allusione all'interpretazione cristiana dell'anima di Aristotele. Sebbene anche Tommaso d'Aquino, in alcuni testi, avesse riconosciuto che Aristotele non aveva affermato l'immortalità dell'intelletto passivo, e la stessa affermazione verrà fatta da Caetano, che anzi la radicalizzerà in termini su cui non posso entrare, una parte consistente dei teologi scolastici dell'epoca attribuiva ad Aristotele una concezione immaterialistica dell'anima. Scotanus conosce molto bene i testi dei più autorevoli interpreti addotti dai vindices dello Stagirita per provare che Aristotele in realtà concepiva l'anima come immateriale. In particolare, un passo del capitolo terzo del secondo libro del De Generatione Animalium, dove Aristotele afferma che l'anima è divina. L'affermazione cui Scotanus si riferisce è la seguente: il potere di ogni tipo dell'anima sembra avere una qualche connessione con una materia differente da cosiddetti elementi, ed è più divina. Si tratta dell'affermazione con cui inizia un passo, 736b29, 736a12, che costituisce uno dei più tormentati luoghi dal punto di vista esegetico delle opere biologiche di Aristotele, al centro di dispute interminabili da Cicerone ai primi commentatori rinascimentali dei trattati sugli animali. Ed è, come sappiamo, il passo che sarà citato anche da Wittig. Non sono riuscito per il momento ad identificare gli autori cui Scotano si riferisce, quali sostenitori dell'interpretazione immaterialistica dell'anima aristotelica sulla base dell'affermazione del degenerazione e corruzione. Né sono riuscito a individuare eventuali fonti a sostegno dell'esegesi complessiva del luogo in questione, che Scotano propone subito dopo, affermando che l'affermazione suddetta non deve essere estrapolata dal seguito immediato del testo, che la chiarisce e renderebbe equivocabile il senso dello stesso. Dunque, scriveva Aristotele, come sappiamo, ogni forza e potere dell'anima sembra partecipare un qualche corpo più nobile dei cosiddetti cinque elementi. La conclusione di Scotanus non potrebbe essere più forte. Manet igitur actio et essentia anime corporea, licet formata sit de corpore nobiliore et divinore, quam elementaria ac corpora, ignis aer aqua et terra, cum sit de corpore stellis analogo. Scusate, ho sbagliato per due volte, dei quattro elementi, non dei cinque elementi, più nobile dei quattro elementi. Sia l'azione sia l'essenza dell'anima rimangono corporee, nonostante il fatto che l'anima sia costituita da un corpo divino e più perfetto, paragonato ai quattro elementi, in quanto è analogo al corpo delle stelle, cum sit de corpore stellis analogo. Dove sono due i punti sottolineati da Scotanus per rendere coerente il testo nel suo complesso con l'affermazione iniziale di Aristotele sul carattere divino dell'animo? Prima di tutto, secondo Aristotele, l'anima è corporea. Secondariamente, la materia dell'anima non è uno dei quattro elementi terrestri, ma coincide col quinto elemento. Quest'ultima affermazione consentiva altresì un passo decisivo. La connessione della definizione prefilosofica dell'anima della seconda meditazione con la concezione aristotelica dell'anima, così come emergente dal testo decisivo del Degenerazione e Corruzione. Infatti, il quinto elemento, in cui consisterebbe la natura divina dell'anima, che la contraddistinguerebbe da tutto ciò che partecipa ai quattro elementi, è l'etere, la quintessenza. Nell'affermare questo, quindi, Scotano era convinto di rendere esplicita e comprensibile l'ultima parola della definizione prefilosofica dell'anima di Descartes della seconda meditazione, che vi ho citato all'inizio, vel eteris, vel eteris. D'altronde, secondo Scotano, Descartes era ben lungi dall'essere stato il solo ad interpretare in questi termini. Fra gli altri, egli ha in mente qui un autore preciso, Cicerone, il quale appunto, nonostante la sua interpretazione fluttuante di Aristotele, aveva infine affermato, nel libro primo delle sue Tusculane Disputationes, che l'anima umana ha, secondo Aristotele, la stessa natura degli dèi, nella misura in cui, esattamente come essi sono, è fatta del quinto elemento. Aristotelis sentenziam, longe benignius interpretatur tullius. Il passo a cui Scotanus si riferisce era tratto dal paragrafo 22 del capitolo 10 del primo libro delle Tusculane, dove Cicerone aveva scritto che, cito, Aristotele pensa che c'è una quinta natura di cui la mente è fatta. Infatti pensare, prevedere, apprendere, insegnare, scoprire, memorizzare, tutte queste cose ed anche altre, amare, odiare, sentire, dolore, gioia, non appartengono ad ognuno dei quattro elementi. Egli introduce un quinto elemento senza un nome e così chiama la mente stessa entelechia, usando un nuovo nome, come se lì vi fosse una mozione continua, eterna. La correttezza dell'interpretazione ciceroniana di Aristotele è questione altamente discussa dagli interpreti.
altrettanto che del luogo cruciale del degenerazione e corruzione su cui proprio Cicerone, come sappiamo, si appoggiava. Ma il problema esegetico mi sembra qui irrilevante, o meno rilevante. Anzi, proprio la lunga ed autorevole storia che tale problema si porta dietro mi pare confermare il punto che la mia analisi ha inteso fondamentalmente far emergere: l'esistenza di un'imponente tradizione cuscotano, come prima di lui Wittig, cioè i massimi commentatori seicenteschi delle meditazioni, potevano richiamarsi per individuare nella parte conclusiva della definizione prefilosofica dell'anima della seconda meditazione un riferimento ad Aristotele. Forse di difficile decifrazione per i lettori di oggi, quelli contemporanei di Cartesio non avrebbero avuto particolari di difficoltà nel sospettare, quantomeno, nell'inclusione dell'eter dentro la definizione prefilosofica dell'anima, un riferimento al luogo controverso del capitolo terzo del libro secondo del Degenerazione e Corruzione. Vengo alle conclusioni. 5 minuti. Perfetto. Anche di meno. La ricostruzione di Wittig, e in particolare quella di Scotanos, permette di constatare che non solo la nozione dell'anima come principio delle funzioni corporee, ma anche l'idea dell'anima come corpo sottile può essere fatta risalire ad Aristotele. In particolare, se il resoconto prefilosofico di Descartes dell'anima come corpo sottile, come vento e fuoco, può essere infatti fatta risalire alla dottrina stoica dei Epicurei, la descrizione dell'anima come etere aveva un eco in Aristotele, o almeno in una delle sue più influenti interpretazioni, quella proposta da Cicerone nelle Tusculane Disputazioni, se nota agli interpreti seicenteschi di Cartesio. Una domanda deve essere a questo punto posta per decidere su un punto che nel testo ho lasciato ambiguo. L'interpretazione dei cartesiani olandesi è corretta? O, per meglio dire, anche Descartes, come faranno poi i suoi interpreti, aveva pensato ad Aristotele qualificando l'anima come etere? Non è semplice rispondere, forse impossibile, anche perché Cartesio su questo punto ha mantenuto un rispettoso silenzio a proposito di Aristotele. Anzi, forse sdegnoso, perché almeno una volta avrebbe potuto intervenire sul punto in questione, in risposta ad un'osservazione che gli era stata fatta nella lettera di Pollot a Reneri per Descartes, appunto. Il faudrait donc prouver, l'obiezione, che l'âme peut penser sans le corps. Aristote le présuppose à la vérité dans un ancien axiome, mais il ne l'éprouve point. Descartes si limiterà a dire come egli riteneva di poterlo provare, senza neppure menzionare Aristotele. Chiaramente, dunque, l'interpretazione di Scotano e Wittig va oltre il testo di Cartesio. Inoltre, è evidente che al di sotto di essa sta un'intenzione nettamente apologetica, tesa a mostrare la superiorità di Cartesio su Aristotele. Il collegamento dell'eter della seconda meditazione con Aristotele mira, senza alcun dubbio, come già accennavo, proprio a questo, ossia a mostrare l'impossibilità da parte della filosofia aristotelica di fronteggiare il materialismo ad armi pari con quella cartesiana. Non di meno, appare qui veramente difficile non notare, nell'etere della seconda meditazione, un riferimento ai testi aristotelici che si sono visti. Questo per un motivo molto semplice: erano troppo noti all'epoca perché non fosse possibile individuare nella menzione cartesiana dell'anima come etere un riferimento preciso. I commentatori olandesi di Cartesio non avevano affatto scoperto testi poco conosciuti, e si erano stati, fra l'altro, a lungo discussi a Padova, ad esempio da Nifo o da Pomponazzi, che avevano inaugurato la stagione degli studi al De Partibus Animalium e al De Generazione Animalium di Aristotele, che, come sapete, non erano oggetto di commento nel Medioevo, nel piano di studi, no? Ma se così è, non c'è aspetto alcuno della nozione prefilosofica di uomo della seconda meditazione che non potesse richiamare nel lettore delle meditazioni Aristotele. Non solo la definizione logica di uomo come animale razionale, non solo l'anima considerata nelle sue funzioni in quanto atto di corpo fisico, organico e principio del pensare, ma anche l'anima dell'uomo considerata in se stessa quale etere. Vengo qui all'ultima parte di queste conclusioni che mi permetteranno di fare il lien con la lezione di domani. Abbiamo visto questa nozione prefilosofica di anima che agisce nella seconda meditazione, che Descartes desume interamente dal senso comune, che tuttavia in parte richiama una concezione o concezioni classiche che della visione prefilosofica sono l'elaborazione teorica, no? Eppure nelle meditazioni, prima ancora di essere così esplicitata, come abbiamo visto, la nozione comunsensistica di anima non era stata la sola sulla scena. Anzi, non era stata affatto sotto la forma della nozione comunsensistica che la nozione di anima era comparsa.
Per comprenderlo ritengo necessario tornare un momento all'inizio della seconda meditazione, prima dell'introduzione della nozione comunsensistica di uomo e quindi di anima, al momento della ricapitolazione del dubbio della prima meditazione. Vi è qui un movimento straordinario rispetto alla prima meditazione, tanto più rilevante quanto generalmente negletto dai commentatori, e che invece costituisce uno dei tratti peculiari di quello slittamento semantico che segna la trasformazione del dubbio fra la prima e la seconda meditazione, perché il dubbio non finisce nella prima meditazione, non soltanto perché nella prima meditazione i dubbi sono lanciati e non ancora risolti ovviamente, ma perché mediante, attraverso la scoperta di alcune verità, i dubbi assumono anch'essi una differente configurazione, cioè lo slittamento semantico, per cui le nozioni cartesiane assumono attraverso la chiarezza e la distinzione una differente connotazione, investe lo stesso dubbio. Vediamo qui uno dei casi che io ritengo perspicuo. Ma dove so che non c'è niente di diverso da tutte le cose che ho finora passato in rassegna e a proposito delle quali non c'è neanche la minima occasione di dubitare? Non vi è forse un qualche Dio, o lo si chiami in qualsiasi modo si voglia, che ha posto in me tali pensieri? E se fossi io l'autore di questi pensieri? Non sono forse almeno io qualcosa? Ma ho già negato di avere sensi e corpo. Eppure esito. Infatti, che cosa segue da questa negazione? Sono forse così legato al corpo e ai sensi da poter esistere senza di essi? Eppure, mi sono persuaso che al mondo non c'è nulla. Nullum celum, nullam terram, non c'è cielo, non c'è terra, nullas mentes, non ci sono menti, non ci sono corpi. Forse che allora anch'io non sono? Ora, se si confronta la lista di ciò che cade sotto il dubbio del genio maligno e del Dio ingannatore della prima meditazione, qui unificati, ci si avvede che in questo testo qualcosa è cambiato e il cambiamento è decisivo. Compare in questa lista la mente. Nullum celum, nullam terram, nullas mentes, nulla corpora. Perché? La domanda può essere inquadrata adeguatamente solo se si comprende che vi è in ballo molto di più, perché non c'è solo una modifica della lista. Per la prima volta si ha la comparsa della figura della mente in quanto tale, sinora assente da tutto il resoconto della prima meditazione, e tale da dispiegarsi nel momento stesso in cui per la prima volta viene ipotizzato, ipotesi che sarà poi confermata col passaggio cosiddetto del cogito, che io esisto. Eppure esito. Che cosa segue, cito ancora, da ciò infatti? Sono forse così legato a corpo e ai sensi da non poter esistere senza di essi? Ma mi sono persuaso che assolutamente nulla esiste al mondo, né cielo, né terra, né menti, né corpi. Forse che allora non esisto neanch'io? Come emerge qui la mente? Emerge precisamente nel senso che sarà poi quello cartesiano, ovvero come realtà ipoteticamente incorporea. Qui il problema è di sapere come un meditante calato nella realtà dei sensi possa non semplicemente dire che la mente è incorporea, questo arriverà molto dopo nelle meditazioni, ma avere il concetto stesso di incorporeità, perché questo è il problema di Cartesio. Ora, questo è possibile solo attraverso uno strumento, passando attraverso l'ipotesi dell'immaterialismo, che apre le porte, come ha acutamente osservato Sergio Landucci, all'ipotesi dello spiritualismo. Il dubbio del genio maligno prospetta una soluzione immaterialistica: non esistono corpi. Ma allora il meditante comprende che lui stesso potrebbe non essere corpo, dunque incorporeo. Dall'immaterialismo allo spiritualismo, dove mens è qui da intendersi in senso cartesiano, certo ancora in senso indeterminato, e non nel senso contenuto nella nozione prefilosofica di anima che sarà esplicitata solo dopo, come sappiamo, e che nasce invece dentro il sapere pregresso del meditante. Ne risulta che nelle meditazioni The Quest, la ricerca, per usare le parole di Carley, della chiarezza e della distinzione, o se si vuole il progressivo processo di chiarezza e distinzione cui vanno incontro le nozioni della metafisica, non è lineare. Non è lineare. Perché continuano a convivere a più riprese ed a proposito di un medesimo oggetto di riferimento nella mente del meditante, sia una nozione oscura e confusa pregressa, sia una nozione parzialmente chiara che viene ora ad essere scoperta. Sicché la scoperta delle nozioni, nella loro chiarezza e distinzione, poiché progressiva, non implica mai immediatamente alla destituzione delle altre. Nel caso specifico, cioè, il meditante, ora che intravede per un attimo l'ipotesi dell'incorporità della mente,
Subito dopo, chiedendosi chi sia, risponderà richiamando ciò che credeva un tempo di essere. Ci sono due nozioni, non una, che convivono. Questa nozione di incorporità riemergerà solo dopo l'analisi della nozione comune di anima, quale suo residuo, la cogitatio. A quel punto, e solo a quel punto, anzi addirittura poche righe dopo, quando il meditante si sforzerà di immaginare cos'altro sia, immaginabor, solo a quel punto, dicevo, si realizzerà la convergenza, finalmente, fra questa nozione che la finzione del genio maligno lascia per la prima volta trasparire e la cogitatio residuale dell'operazione di sottrazione dalla nozione comun sensistica di uomo, comprensiva della ripulitura della nozione di uomo e di anima. Ma questa nozione, ora finalmente unificata, richiederà d'altronde ulteriori tappe per diventare distinta e per poi giungere, attraverso la chiarificazione della nozione di mente, poi a quella di uomo nella sesta meditazione. Grazie. Grazie per questa, diciamo, lezione che attraversa non solo naturalmente i testi cartesiani, in particolar modo la prima e anche poi, diciamo, le ultime osservazioni, anche la parte finale delle meditazioni, ma anche, diciamo, il discorso abbiamo visto tocca alcune fonti, diciamo, chiave, diciamo, sia contemporanee sia classiche della riflessione cartesiana su questa, in questa parte, diciamo, che appunto è stata opportunamente indicata come un'antropologia prefilosofica, no? Di Cartesi. Sono molte, diciamo, le questioni che sono state poste anche con riferimento ai lettori autorevoli di Cartesio del Seicento, quindi insomma sono problemi molto complessi, diciamo, sui quali, diciamo, forse occorrerà, diciamo, poi intervenire anche domani, perché poi lo sviluppo della lezione ne chiarirà alcuni motivi. Io se posso soltanto, diciamo, ma per suggestioni come dire esterne e anche tangenziali ai temi, diciamo, che sono emersi, direi che questo tema, certamente, della questa definizione dell'anima come etere, diciamo, ovviamente richiama, diciamo, sicuramente un punto fermo che veniva anche fuori dalle tue osservazioni, la Epicuro e la tradizione epicurea. Complicata, diciamo, da questa osservazione finale che facevi, cioè il tentativo in fondo di Cartesio, ma anche soprattutto dei suoi lettori avvertiti, di stabilire, come dire, una difesa, diciamo, di Cartesio da Aristotele, cioè una superiorità di Descartes rispetto all'aristotelismo, che va, diciamo, in una direzione che è anche la direzione dell'immateriale, la questione dell'immateriale. Questo viene fuori anche, diciamo, poi dai testi, dalle edizioni delle meditazioni. Se solo pensiamo che la parola latina, l'espressione latina mens, in francese a volte è indicata opportunamente come esprit, e questa dimensione dell'esprit è una dimensione che ovviamente enfatizza molto, diciamo, la questione dell'immateriale, la questione dello spirituale. Certamente questa è una lettura, come una lettura è sottolineare l'aspetto, il profilo del rapporto anima-corpo a vantaggio della corporeità in Aristotele, quindi, diciamo, anche questo, diciamo, diventa estremamente interessante e estremamente complicato capire poi fino a che punto persiste il confronto con la tradizione epicurea e non emerga invece fortissima il rapporto con lo stoicismo, che naturalmente, come hai anche fatto notare tu, si aggiunge, diciamo, a questa stratificazione, diciamo, aristotelica. Certo colpisce che in un testo
che diciamo, è per definizione un testo filosofico che Cartesio pone come, in fondo come apice, come esito della sua riflessione, in fondo a questa antropologia, sia un'antropologia prefilosofica, con questa definizione sia dell'anima, sia della natura dell'uomo come animale razionale, quindi riferimento alla dimensione diciamo più immediatamente aristotelica, sia alla definizione della natura spontanea, diciamo. Probabilmente c'è anche una strutturazione del discorso che è filosofico, ma che prima di essere tout court filosofico deve approcciare alcuni temi, alcuni problemi che insomma sono per Cartesio prefilosofici, ma questo approccio prefilosofico è indizio già di una posizione fortemente, diciamo, dichiaratamente filosofica, non fosse altro perché la messa in crisi di una certa interpretazione dell'aristotelismo del suo tempo, insomma, no? Quindi questo poi viene fuori anche da questi due livelli, livello logico e livello antropologico, che stanno dentro questa posizione prefilosofica, che diciamo, è prefilosofica perché il disegno complessivo è un disegno, diciamo, ovviamente filosofico in senso forte, cioè quello di mostrare un avanzamento deciso rispetto alle conoscenze, anche alle conoscenze, diciamo, che vengono fuori dalla matrice, diciamo, aristotelica. Vabbè, ma insomma, queste sono le cose che mi hanno fortemente, diciamo, impressionato, diciamo, dalla tua relazione, ma adesso insomma a voi la parola, prego. Chi alza la mano? No, sarò breve, mi scuso che poi dovrò andare via fra un quarto d'ora, ma purtroppo il treno. Volevo, in realtà mi interessava un pochino approfondire di più la linea di stampo rinascimentale, dove diciamo lo spirito viene inteso diciamo viene inteso a partire, diciamo, sia dallo stoicismo sia dal neoplatonismo tardo di ad esempio di Sinesio, ma anche di Giamblico, Proclo, e viene inteso, diciamo, come quel veicolo dell'anima che permette il contatto tra l'anima e il corpo. E volevo sapere se diciamo questa definizione diciamo dell'anima come un qualcosa di corporeo in qualche modo risenta di questa, in che senso possa risentire di questa tradizione a cui lei ha accennato, e che volevo, anche perché una cosa che diceva il professore adesso, diciamo la traduzione della mens con esprit, e ecco, per me è diventato sempre più problematico il concetto proprio di spirito, perché mi sembra che fino a un certo punto, comunque in alcuni ambiti del pensiero filosofico, lo spirito abbia il significato di qualcosa, appunto, che è un tramite semicorporeo e semi-incorporeo che permette il contatto tra il corporeo e l'incorporeo. In altri contesti, e non so bene neanche a partire da quando, invece lo spirito viene considerato, appunto, diciamo, come appunto la mente, la ragione, eccetera. Quindi volevo sapere un pochino insomma questo. Grazie. È una domandona la sua, in realtà, perché fa riferimento a possibili, no? Tradizioni dottrinali entro cui si può rinvenire, no? Comunque delle fonti dirette o indirette. Una cosa mi sembra che si possa dire con certezza: Cartesio è abbastanza disinteressato a individuare fonti precise, no? Il suo è oggettivamente un discorso che riguarda tutto un modo di pensare in cui si ritiene che l'anima pensi mediante le immagini. In questo senso vengono accomunate sotto questa etichetta generale varie tradizioni dottrinali contro cui lui si scaglia volta a volta, quindi l'epicureismo, anche l'applicazione, diciamo, della dottrina galenica dell'anima come spirito sottile all'anima
che lui pensa come immateriale. E Cartesio non vedeva di buon occhio queste dottrine rinascimentali, soprattutto questo emerge molto chiaramente dalla corrispondenza con Moore, con Henry Moore del 1649. Invece Moore era molto simpatico verso questo tipo di dottrine. Però c'è una precisazione che devo fare, che forse può aiutare a chiarire le idee su questa nozione più precisa un pochino, che è quella di spirito, no? Penso che, sebbene anche qui Cartesio accomuni varie tendenze filosofiche, perché appunto quello che gli interessa è che l'anima sia pensata senza immagini, okay, è fondamentale proprio pensare che l'anima sia pensata senza immagini. Cioè il vero obiettivo della seconda meditazione, quando Cartesio cerca di ricostruire un'immagine dell'anima, come poi domani vedremo come cogitatio, non è il concetto di materia, grezzo per così dire, non è la materia, sono le entità intermedie il suo problema. Queste entità intermedie che sono chiamate spesso, per tutta una tradizione, come Walker ha mostrato molto bene, spiriti, e poi in varie forme. Quindi proprio questa entità intermedia che collega, come lei dice, in vari modi, la materia, è quello l'incubo di Cartesio, non è la materia grossolana. Quello è il suo incubo, perché è quello che viene scambiato con l'anima, non tanto il corpo grossolano. Il corpo grossolano non l'ha scambiato nessuno per l'anima. Sono proprio queste. E la chiave è decisiva per comprendere questo punto, a mio avviso, anche se i testi non sono mai troppo espliciti, è quando Cartesio, nella seconda meditazione, dice: beh, ho scoperto di essere pensiero, cogitatio. Cos'altro sono, però, no? Lo vediamo domani. Dice una parola che, se noi non la contestualizziamo proprio alla problematica che l'ha sollevata, è incomprensibile. Immaginabor. Immaginerò che cos'è l'anima. Perché uso immaginerò? Uso immaginare perché questa materia sottile, cioè lo spirito, gli spiriti sottili, no? Erano per l'appunto percepibili non mediante i sensi, ma neanche mediante l'intelletto, secondo Cartesio. Cioè la loro via di accesso è proprio attraverso quella facoltà dell'immaginazione che coglie questo qualcosa che è ancora materia, ma che non è materia grossolana, ma non è ancora spirito. Insomma, l'incubo di Cartesio è fare piazza pulita fra queste entità intermedie, che sono gli spiriti animali, che è lo spirito come anello intermedio fra la materia e il corpo. Infatti questa definizione, no, nel passaggio della relazione Smole geometrico disposto, dice: attenzione, il termine spirito è equivoco, perché da un lato può significare qualcosa di spirituale. Cartesio ha in mente, no, ad esempio Tommaso d'Aquino, l'aristotelismo, in cui il termine è usato, spiritus, per designare qualcosa di spirituale, ma dopo ritorno un secondo su questo. Ma può designare anche, appunto, come nella tradizione galenica, qualcosa di corporeo. E come lui stesso usa il termine, ad esempio nelle Passioni dell'Anima, usando certo il termine spiriti animali, usando certo alcune specificazioni, ma talvolta usa tranquillamente il termine spiriti per designare la materia sottile. Poi per Cartesio, e qui dico rapidamente perché magari ci sarà modo di approfondirlo, sì, parole di cui prima mi era ignoto il significato. Quando dice questo, l'anima è mens, spiritus, ratio, intellectus, parola di cui prima aveva in mente il significato, qui ha sicuramente di mira la tradizione più specificatamente aristotelico-cristiana, in cui il spiritus designa l'anima e in cui si ritiene che l'anima sia qualcosa di spirituale, nel senso, quindi Cartesio non è stato certo il primo, no? Il problema però per lui è che da questo punto di vista l'anima è scambiata per una sua parte, cioè c'è uno scambio del parte del tutto. Cioè lo spirito in questa tradizione è pensato come la parte più alta dell'anima, mentre per Cartesio lo spirito è tutta l'anima, e per questo si chiama mens. Quindi c'è un doppio equivoco del termine spirito. Un primo equivoco per cui il termine spirito in realtà significa anche materia sottile, e un secondo equivoco che invece si situa all'interno di una prospettiva in cui la materia sottile è già stata scambiata, in cui il termine spirito disegna la parte più alta dell'anima, laddove invece lo spirito è l'anima tutta. Allora Cartesio preferisce anche in questo caso un altro termine, mens, perché designa direttamente l'anima tutta. Quindi sono due equivoci da tenere distinti, secondo lui. Prego. Innanzitutto grazie della breve lezione. Ecco, volevo chiedere due questioni sostanzialmente.
La prima è questa. Secondo lei questa concezione dell'anima come etere non ritorna anche nel tardo Cartesio? Perché per esempio nel Carteggio con Elisabetta c'è una metafora che è quella della pesanter per descrivere il rapporto fra anima e corpo, quindi della gravità, in cui Cartesio dice sostanzialmente che l'anima sta al corpo come la gravità sta alle cose fisiche, quindi causa similmente i fenomeni pur essendo paradossalmente diciamo assente. Ecco, secondo lei appunto, che poi tra l'altro scompare, cioè io almeno da quanto ne ho letto non ricompare più nel Carteggio questa diciamo figura, questa metafora della gravità. Ecco, secondo lei non è anche una taciuta riproposizione di questa concezione dell'anima come etere, pensarla appunto secondo questa metafora? E in secondo luogo, se secondo lei non sia questa concezione appunto dell'anima come etere, anche il background dell'ultimo trattato di Cartesio, che è quello sulle passioni dell'anima. Ecco, sostanzialmente queste due. Grazie. E allora, qui le direi, rispetto al primo punto, direi proprio no, perché quando fa l'esempio della pesantezza non chiama mai in causa l'etere. Quindi la gravità della sua pesantezza non è mai legata esplicitamente all'etere. Però dice una cosa molto importante che può far recuperare la sua affermazione, quindi il senso, no? Che è poi quello che conta, no? E dice una cosa molto importante, a proposito dell'esempio della pesantezza, sia nelle quinte risposte, sia nello stesso trattato sulle passioni. E dice che l'anima è diffusa tutta in tutto e tutta in ogni parte. Ok, come appunto la materia più sottile e addirittura qualcosa di divino come può essere l'etere, che non menziona esplicitamente. Questa è una dottrina che verrà qualificata o lemmerismo da Henry Moore per qualificare la presenza dell'anima tutta in tutto e tutto in ogni parte, che non è inventata da Cartesio. Gli scolastici dicevano che l'anima è intesa tutta in tutto e tutto in ogni parte. Allora, perché Cartesio fa così? Utilizza l'esempio della pesantezza, che poi, come giustamente lei dice, Cartesio abbandona, perché dice con Elisabetta, l'ho utilizzato, pensavo che funzionasse, ma in realtà è un esempio zoppicante. È un esempio zoppicante. E quindi, poi, nel tornare sul problema con Arnaud, dirà qualcos'altro, non utilizzerà più l'esempio della pesantezza. Però perché è interessante questo esempio della pesantezza? Perché, ci dice Cartesio, con Elisabetta, per pensare l'unione, io non posso ricorrere all'intelletto, perché l'intelletto mi dà una percezione solo oscura e confusa dell'unione. Se io penso mediante l'unione l'intelletto, Cartesio fa capire che io penserei che l'anima è nel corpo come un pilota nella sua nave o come un angelo nel corpo. Quindi non percepirei vero dolore, ma avrei soltanto l'idea del dolore, avrei soltanto percezioni intellettuali. Quindi non è l'intelletto mediante la facoltà dell'anima mediante la quale io devo percepire l'unione. L'intelletto mi serve per percepire la mente ed è un grande problema, perché devo elevarmi alla concezione intellettuale quando io riesco al massimo ad immaginare, come ci siamo detti, no? E l'immaginazione mi serve per pensare i corpi. L'unione, come la posso percepire, dice Cartesio in questo Carteggio, la posso percepire, dice, attraverso i sensi, in maniera a sé abbastanza chiara e distinta, cioè vivendo. Ma come lo posso fare, no? Introduce degli esempi e paragona l'unione proprio alla gravità, che è una qualità che gli aristotelici ritenevano essere una qualità realmente esistente nei corpi, no? Una qualità spirituale, no? Realmente esistente nei corpi, è diffusa quindi tutto in tutto e tutto in ogni parte. Perché Cartesio dice questo? Dice questo perché evidentemente se gli aristotelici erano riusciti a pensare la presenza di qualcosa di incorporeo nel corporeo, mescolandolo e quindi pensandolo in maniera oscura e confusa, evidentemente è possibile alla mente umana percepire la commistione di mente-corpo. Quindi, proprio l'uso della nozione di gravità manifesta che la mente umana è capace di pensare l'unione. Solo che quel pensiero dell'unione lo deve applicare al momento giusto. Quindi, all'inizio delle meditazioni, da cui noi abbiamo preso le mosse, io non posso partire dal concetto dell'unione, perché quel concetto dell'unione, che di fatto è la nozione prefilosofica di uomo, perché lì sono mischiate qualità spirituali e qualità materiali, confonde la mente e il corpo.
Quindi ci vuole il percorso delle meditazioni per cui prima io devo iniziare a pensare senza sensi e scopro l'intelletto nella seconda meditazione. Dopodiché attraverso l'intelletto devo giungere al pensiero della distinzione. Ok? Poi devo pensare l'unione. Come? Non attraverso l'intelletto, perché se no la penso come un angelo, ma con i sensi. Posso sapere che l'unione posso pensarla attraverso i sensi? C'è modo di fare un esempio? Sì, la gravità. È quello che hanno sempre fatto gli scolastici. Gli scolastici sono riusciti a pensare all'unione quando hanno pensato le qualità. Perché hanno pensato alla presenza di qualche cosa che è tutto in tutto e tutto in ogni parte. Quindi significa che è possibile pensare all'unione. Però questo esempio non funziona con Elisabetta. Quindi cambierà strategia e ci dirà che l'unione è per sé nota. Che la conoscenza dell'unione è per sé nota. E che pensare l'unione e la distinzione al tempo stesso è impossibile. Che l'unione sia per sé nota vuol dire, secondo me, nient'altro che quello, che è una nozione primitiva che non può essere pensata senza le altre nozioni primitive che mediate immediatamente. Però il percorso è questo. All'inizio delle meditazioni queste nozioni sono confuse in un'unica nozione, che per me è quella prefilosofica di uomo. Da qui noi dobbiamo arrivare a districare la mente dal corpo. Ci arriva gradualmente, ma la prima operazione che deve fare è anzitutto mostrare che lui può pensare senza i sensi e senza l'immaginazione. Quindi pensa, arriva a definire la mente come sostanza senziente, immaginante e anche intelligente, perché prima di allora io non so neanche che cos'è l'intendere né se ce l'ho. A quel punto so che posso intendere. Seconda meditazione, dove non c'è alcuna affermazione ontologica che non sia l'esistenza del pensiero. Lo vediamo domani. Dopodiché, nella sesta meditazione arriva la distinzione reale. A quel punto si tratta di recuperare l'uomo, cioè l'unione. E come fa? Ricorre all'esempio della pesantezza, che tuttavia cloche non funziona benissimo, e allora si limita a dire che l'unione è per sé nota. Ok? Così, non spero di averle risposto. Perché... La risposta mi fa pensare a una cosa, sì, diciamo, sì, sì. Che nel percorso che è questo, diciamo, che tu hai indicato, il salto dell'unione è poi in fondo l'affermazione problematica, che non diventa più problematica, ma è la questione dell'esistenza dell'uomo, perché questa posizione, in qualche modo questa antropologia prefilosofica, funziona benissimo all'altezza della seconda meditazione, ma nel percorso, diciamo, delineato ha bisogno poi di giungere, per giungere alla meta che tu indicavi, di porre la questione dell'esistenza, che è il nodo centrale. Quindi funziona poi paradossalmente questa idea prefilosofica, questa antropologia prefilosofica, dove appunto c'era, ci può stare, cioè, si parte dalla condizione della confusione, perché ancora non è l'esistenza, diciamo, ancora il contrassegno fondamentale. Laddove l'esistenza poi, quando si pone, diciamo, nel percorso, lungo il percorso, in una tappa che avvia la conclusione, diciamo, dell'itinerario, perché le meditazioni sono un itinerario, sono un divenire, e quindi in questo divenire il problema, diciamo, il problema di pensare all'unione è il problema di pensare l'esistenza radicalmente. Se invece io resto in questa dimensione antropologica, diciamo, prefilosofica, paradossalmente non è necessario pensare all'esistenza. No, no. Ma è superare questa condizione, appunto, prefilosofica, che è la condizione, diciamo così, di confusione. Ma se io penso radicalmente l'io come esistente, e quindi se io passo da questa dimensione prefilosofica a una dimensione che poi sarà in fondo necessariamente ontologica, perché non è un'esistenzialista, insomma, no, ma certo. L'esistenza va fondata, quindi c'è un'ontologia dell'esistenza. Se questa è la tontologia dell'esistenza, allora quello è il vero superamento di questa condizione prefilosofica. Nella condizione prefilosofica io devo avvertire un primo problema, cioè devo capire che, non, che scopro l'attività intellettuale e che la scopro facendo a meno, diciamo, delle immagini. No? Devo, sì. come hai mostrato. È questo si è anticipato. Sì. Commentato, diciamo, efficacemente. Questo avviene perché il problema dell'esistenza, il problema ontologico dell'esistenza del soggetto non
non è ancora un punto, diciamo, centrale, lo diverrà, e quando lo diverrà allora potrò pensare, diciamo, all'unione. Cioè, infatti no, sono perfettamente d'accordo, perché ti ringrazio, perché poi nella lettera di Elisabetta, quando ci mette in guardia dall'uso sbagliato delle nozioni primitive, infatti dice due cose: la prima è che non devo confondere le nozioni, e la seconda è che non devo, non solo non confondere loro, ma non devo attribuirle a cose sbagliate, cioè a esistenti sbagliati. Quindi è chiaro che poi le posso recuperare solo quando poi ho, quando sono calato in una dimensione appunto ontologica, no? Quindi quella dell'esistenza. Sì, sì. Ci sono altri interventi. Lei mi ha alzato la mano, grazie per la lezione, per questa precisazione sulla concezione prefilosofica dell'esistenza, che è molto interessante. Tra l'altro ho letto di recente una lettera per l'educazione estetica di Schiller, dove appunto Schiller scriveva "sono dunque sono", che mi ha molto ricordato, diciamo, questa analisi che ha proposto per Cartesio. Però la mia domanda in realtà riguardava il passo sull'anima. Volevo chiedere se per caso è possibile che con l'opinione volgare si faccia riferimento alla tradizione poetica, perché appunto è in poesia che l'anima è rappresentata come soffio vitale, quindi come uno spirito, dai poemi omerici, ed è da lì anche che probabilmente Aristotele potrebbe aver preso una visione eterea dell'anima stessa. E quindi mi sto chiedendo, anche per il fatto che in quel passo si chiama in causa, insomma, l'immaginazione, che è la facoltà poetica per eccellenza, se è possibile che si faccia riferimento a questo. E allora, sicuramente Cartesio non fa questo riferimento, d'altra parte non lo fa neanche a filosofi, perché sono molto... Sappiamo che Cartesio aveva un corpus poetarum, è sicuro che lo avesse, quindi conosceva senz'altro i poeti antichi attraverso questa antologia di poeti. Ora non sappiamo poi se è pertinente legarlo a questo punto qui, però sicuramente Cartesio aveva questo, è uno dei pochi libri di cui noi sappiamo Cartesio possedere, perché non sappiamo nulla della biblioteca di Cartesio. Ora sulla problematica non saprei dirle, certamente però il legame fra poesia, fra poeti antichi e questa concezione dell'anima come etere è fatto da Scotanus nel suo commento, perché fra le fonti dossografiche non ci sono solo filosofi ma anche poeti. Ha scritto anche Scotanus un'analisi poetica, oltre a queste due libri ha scritto anche un'analisi poetica delle meditazioni, quindi i poeti venivano, sì, assolutamente sì, non da parte di Cartesio, ma queste suggestioni sono venute ai contemporanei di Cartesio di sicuro, ecco. Una parafrasi poetica, mi scusi, non un'analisi poetica. Sì. Prego. Sì. Io volevo, innanzitutto volevo ringraziarla, perché solitamente si intende Cartesio in relazione con la modernità, raramente lo si intende in relazione con Aristotele e con la scolastica, anche perché probabilmente ci facciamo ingannare proprio da lui, no? Insomma, cerca sempre di prendere le distanze da questa tradizione di cui poi in realtà è figlio. Io volevo chiedere dei chiarimenti proprio sulla nozione di dimensione prefilosofica. Voglio dire, la domanda sull'uomo è comunque una domanda filosofica. Quindi per dimensione prefilosofica che cosa si intende? Si intende questa dimensione come un sensista? Si intende la dimensione della spontaneità, della naturalità del pensiero? E se si intende questa dimensione spontanea e naturale del pensiero, qual è il nesso poi con il senso comune? Cioè, il senso comune non è chiaramente la concezione che il volgo ha dell'uomo, non si pone la domanda che cosa è l'uomo. Il senso comune sarà la concezione diffusa all'interno della comunità filosofica,
E quindi se il senso comune è questo, ciò che la comunità filosofica intende per lo più per uomo, la dimensione prefilosofica non sarà la concezione comunsensista, ma la dimensione prefilosofica sarà la concezione spontanea, la concezione spontanea e naturale, immagino. Ora, se la dimensione prefilosofica è la concezione naturale e spontanea, a me veniva in mente la teoria della reminiscenza platonica, soprattutto quando lei all'inizio ha parlato dell'uomo come ricordo, l'idea di uomo come ricordo. Ricordo di che cosa? Sarà quest'idea di uomo un'idea innata? E allora l'idea dell'uomo è innata come l'idea di Dio? Non so, provo a riformulare, forse sono stato un po' confusionario, non so, provo a riformulare. Se vuole giù, io... Prefilosofico. Domanda prefilosofica. Provo a rispondere, io ho messo molte cose insieme, quindi io non sono sicuro di avere perfettamente colto tutto, neanche sono sicuro di poter rispondere, di essere in grado di risponderle. Però... posso dire questo, quando io ho parlato qui in maniera un po' forse impropria, no? Perché questa domanda mi fa capire che forse l'ho usato in termini impropri, di concezione prefilosofica, d'altronde però non è che ce ne sono tante altre per intenderci, quindi però, insomma, le etichette comunque alla fine a un certo punto dobbiamo usarle, ecco, mi riferisco proprio a questa concezione spontanea e naturale, quindi non è una concezione che accomuna i filosofi, ma è proprio una concezione che potremmo dire dell'uomo comune, okay, che ha studiato sicuramente e che qualcosa ricorda, questo sicuramente, che ha studiato e che qualcosa ricorda, però è una concezione dell'uomo comune, cartesio, cioè dell'uomo che pensa attraverso i sensi, questo è il punto, cioè dell'uomo che stabilisce, come, perché se ci leghiamo alla prima meditazione, Cartesio dice bene, che cos'è che io so? Lo so in base a dei fondamenti. Il primo fondamento è che tutto ciò che ho appreso l'ho appreso attraverso i sensi. Quindi, diciamo, la carta d'identità di quest'uomo comune è l'uomo che ritiene che tutto ciò che sa deriva dai sensi. Okay? Da questo punto di vista, però, c'è una sovrapposizione fra la visione dell'uomo comune e Aristotele. Perché? Perché Cartesio è convinto che la filosofia aristotelica altro non sia che un'elaborazione filosofica del punto di vista dell'uomo comune, in quanto è basata sullo stesso principio. Non si può pensare senza i sensi e quindi senza immagini. Quindi, quando parlo di opinione prefilosofica, esprimo un riferimento proprio al meditante stesso, anzi al sapere di cui il meditante si libera, che è il sapere che lui come uomo ha preso, non come filosofo, e del quale lo stesso meditante lungamente ancora partecipa prima di elevarsi lentamente ai concetti che sappiamo, ma che è il punto di partenza anche di varie filosofie, sicuramente quelle epicuree storiche pure, ma per Cartesio soprattutto quella dominante, cioè l'aristotelismo, che è un'elaborazione filosofica delle opinioni del senso comune basate sul principio per cui non si può pensare senza i sensi e quindi senza immagini. Questo è l'obiettivo. Sì. Sì. Qual è? Cosa significa concezione spontanea e naturale? Significa concezione immediata? Significa non appresa. Non appresa da altri. Non appresa da altri, sì. Non appresa, cioè non è una concezione che mi hanno insegnato a scuola come l'uomo, come animale razionale. E no? Quindi non può essere la concezione comunsensista se non l'ho appresa da altri. E lo è, per l'appunto, comunsensista, in quanto non l'ho presa da altri, cioè quella comunsensista nel senso quella che mi viene in base ai sensi, quella che mi nasce attraverso i sensi spontaneamente, sulla base della natura. Infatti, per lui Aristotele la costruisce sulla base della natura stessa. Quindi non è appresa, ok? E questa suggestione, sì, l'idea di uomo innata è da scartare completamente, o potrebbe essere compatibile con
appunto la spontaneità dell'idea di nuovo. No, è compatibile, è assolutamente compatibile, perché per Cartesio il concetto di innatezza si spiega a un concetto di natura. Infatti nella terza meditazione c'è una sovrapposizione fra i due concetti, ciò che è innato e ciò che è naturale. Okay. Quindi questa nozione in ultima istanza è nata, e la terza è una delle tre nozioni primitive di cui poi parla nel carteggio con Elisabetta. Quindi se vogliamo usare il termine nato in questo senso abbastanza ampio, no? Di nato com'è, sicuramente sì. È interessante l'erosione del naturalismo rinascimentale, questo, sì. Per questo aspetto, diciamo. Sì. Questo ha fatto tutti i conti fino in fondo, cioè lo respinge radicalmente, proprio per questo tema della sì. Spontaneità naturale. Cioè, la spontaneità naturale diventa questione filosofica del Rinascimento, diventa una questione non filosofica. Non filosofica, sì. Cioè diventa appunto per l'etichetta pre-filosofica. Che è poi la condizione però, sì. Che diventa in lui la condizione del fare filosofico. Sì, sì. Cioè questo è questo sì, movimento sì. Interessante. Cioè, si parte da lì. Si parte da lì. Non si può uscire. Però anche la messa ha fatto i conti fino in fondo, con questo aristotelismo, con questa filosofia che poi gli crea dei problemi perché è stata interpretata e letta come una filosofia del finito. Oltre che essere una componente legata ai sensi, una componente che gioca sulla finitezza. La finitezza non regge più nel momento in cui devo costruire una diversa filosofia, però è anche un punto dialettico indizio, per intenderci, pre-filosofico. Il naturale, che non basta più per fare filosofia, però a partire dalla seconda diventa la condizione per fare una diversa filosofia. Sì, sì. È l'oscuro e confuso. È il confuso che però era filosofia, sì. Che noi riferiamo a una certa lettura di Aristotele appunto ai pensatori del Rinascimento. Quindi ha fatto fino in fondo i conti con questa tradizione, però diventa anche la premessa. Sì, infatti a proposito si possono aggiungere due cose, cioè l'oscuro e confuso non va inteso come una condizione permanente. Se noi torniamo all'esempio delle mele di Bourdain, dice nel cesto delle mele, no, c'è qualcosa, no, dice, che sicuramente è buono, però le devo levare tutte. Perché? Perché c'è l'idea, no, che una mela guasta può rendere guaste tutte le altre. Le levo tutte, vedo quelle sane e ce le rimetto. Quelle sane all'inizio, no, erano confuse in questo miscuglio, poi diventano chiare e distinte. Dice Cartesio a Bourdain, attento, non pensare all'oscurità e alla distinzione come dei caratteri permanenti. Perché nel caso specifico vuol dire, proprio questo vuol dire, se io metto la mente lì dentro, la mente diventa il principio di tutte le funzioni del corpo e del pensiero. Invece la mente la tiro fuori, la guardo in se stessa e mi rendo conto che non è il principio delle altre funzioni corporee, quindi tanto per cominciare non è un'anima. Dopodiché, se non è un'anima, mi rendo conto che il pensiero non è la funzione più alta, ma è l'unica, e quindi l'anima è tutta la mente. Quella nozione che era confusa è diventata chiara e distinta. Quindi le confusioni non vanno viste come delle determinazioni permanenti. La natura poi, no? Nella terza meditazione di cui qui non parliamo, quando Cartesio ancora una volta si dice perché credo nell'esistenza del mondo esterno, l'altra grande affermazione, no? Basata sulla spontaneità della natura. Dice, credo nell'esistenza del mondo esterno per due motivi. Primo, perché le sensazioni sono involontarie. E secondo, perché così mi sembra insegnato dalla natura. Un'altra volta, un'altra cosa la natura ci insegna. Non solo che cosa sono, ma che esiste un mondo. Questo insegnamento della natura mi sembra legittimarlo. Cartesio ovviamente delegittima questa credenza spontanea nel mondo esterno, come ha delegittimato la credenza spontanea della mia identità con l'uomo, così inteso, no? Attenzione, siamo nella terza meditazione, io già so un sacco di cose a questo punto. Eppure, come Cartesio lo delegittima? In genere si dice, scarta questa ipotesi della natura, dice, no, non è vero quello che la natura mi insegna. No, non fa così. Lui dice, attenzione, nel concetto di natura noi dobbiamo distinguere, ci sono gli istinti naturali e non sono veri. C'è però il lume naturale che mi insegna che tutto ciò che io percepisco in quanto insegnato nel lume naturale è vero. Quindi non è il concetto di natura che viene neutralizzato, ma è una particolare accezione del concetto di natura. Per questo Cartesio, in quanto tale, non ha mai messo in questione il concetto di natura, e che
ha messo in questione la sua restrizione. Per questo lui può partire dalla nozione comune sensistica di uomo, scovargli lì dentro il pensiero e ritenere che è valido. Per questo può partire dal lume naturale. Salve, buon pomeriggio, salve. Buonasera, sì. Comunque gentile, grazie. Sì. Allora, la mia domanda è sulle immagini mentali, no? Prodotte sì. dalla facoltà della fantasia. Sì. Io ho lavorato durante il periodo dottorale sulla critica di Pomponazimos a Tommaso d'Aquino proprio per l'immortalità dell'anima, no? È una delle, anzi, l'argomentazione principale per provare la mortalità dell'anima sulla base della materialità dell'anima mossa da Pomponazzi a Tommaso è proprio quella che, in base a quanto Aristotele dice nel primo libro del De Anima, se l'intelletto è immaginazione o non è senza immaginazione è inseparabile, dato che non c'è alcuna operazione intellettuale, no? E questo è chiaro dalla nostra, basterebbe un atto introspettivo per rendercene conto, allora l'intelletto è inseparabile, quindi è materiale, non come voleva Tommaso d'Aquino, che era separabile e immateriale, no? E mi piacerebbe approfondire ancora di più questo argomento delle immagini, cioè la partita in fondo dell'immortalità dell'anima nel Rinascimento, in Cayetano, in Pomponazzi, che era legittimato, no, dal precedente del Domenicano Cayetano, no, nella critica a Tommaso. Sembra giocarsi sul terreno della gnoseologia, perché sfogliando il De immortalitate anima di Pomponazzi emerge questa idea che l'immaterialità dell'anima sia legata a considerazioni di carattere gnoseologico, cioè se l'intelletto ha sempre bisogno delle immagini, l'intelletto non può essere immateriale, e se non è immateriale quindi è mortale, no? E mi chiedevo se questo argomento delle immagini avesse un posto, no, nella speculazione di Cartesio, e se sì in che modo, no? E se questa forza dimostrativa che ad esempio in un pensatore come Pomponazzi lo ha portato a concludere sulla mortalità dell'anima, se in Cartesio che ruolo ha giocato nel suo itinerario filosofico speculativo. Grazie. Grazie a lei. Sì. Allora, per cominciare io penso che il tema che lei ha studiato non è che sia così tanto studiato, penso che ci sia ancora tanto da fare in quell'ambito di ricerca che io reputo decisivo, no? Il libro di favole che ho menzionato studia un pochino questi dibattiti, ma poco. Sì. Sì. E allora io penso che il legame ci sia, e come penso che sia anzi il punto decisivo proprio della seconda meditazione, perché io nella seconda meditazione, ora stiamo andando un pochino avanti rispetto al tipo di lettura che io ho proposto perché mi sono fermato molto indietro, no? Quindi mi dispiace se non vi ho dato tutti gli strumenti, è proprio io nella seconda meditazione, per quanto riguarda le acquisizioni cosiddette della conoscenza, cioè dell'ordine della verità, mi troverò a scoprire che di tutte le determinazioni che attribuivo a me stesso, che stanno dentro la nozione comune sensistica di uomo, mi posso attribuire solo la cogitatio. Dopodiché Cartesio ci dice, e cos'altro sono? Dice, lo immaginerò. Lo immaginerò proprio perché. E questo, io ci ho riflettuto tanto su questa cosa, veramente, lo immaginerò perché? Perché quando ho descritto quella nozione comune sensistica di uomo, Cartesio dice che l'uomo lo immagino, quindi ancora si sta ponendo dentro quella nozione comune sensistica, condividendone non solo il contenuto, ma anche l'approccio epistemologico, come lei ha detto. Quindi non solo, ok, ho preso la cogitatio lì dentro, mi penso ancora, non semplicemente secondo quello che sono in quanto uomo, ma secondo il modo in cui quell'uomo si penserebbe, quindi mediante l'immaginazione. Perché ho detto che l'anima è oggetto di immaginazione. Quindi mi immagino, immaginabor. Paradossalmente questo capoverso straordinario, che per me è il cuore della seconda meditazione, ma che tu stesso, la cui importanza tu stesso hai poc'anzi detto, no? Si conclude col dire che io non mi posso immaginare.
Non mi posso immaginare se voglio percepirmi con chiarezza e distinzione, perché se voglio percepirmi con chiarezza e distinzione non posso percepirmi con alcune, con nessuna di quelle proprietà che mi sono poc'anzi attribuito. Quindi se voglio pensarmi con chiarezza e distinzione, tutto devo farmi tranne che immaginare. Quindi che cosa? Quel qualcosa che non è immaginare, c'ha un nome, lo chiamo intendere, è un nome, è un puro nome, ma è tutto ciò che non è l'immaginare. Quindi questo passo è decisivo. A quel punto io non so ancora se sono corpo o se sono spirito, ma non lo so perché non ho ancora idee chiare e distinte di corpo, ma è una condizione assolutamente necessaria il pensarsi senza immagine per giungere all'immortalità. E a Cartesio non basta dire, e qui finisco perché poi entriamo in un altro terreno, come Tommaso, che io mi penso senza immagine. Per Cartesio Tommaso non lo può dire, non è autorizzato a dirlo che mi posso pensare senza immagini. Perché? Perché per Tommaso la mente è un modo dell'anima, non è la sua essenza. Io devo pensare il pensiero come l'essenza dell'anima. Finché la penso come un modo, fra materia e spirito non si dà un'opposizione contraria, si dà solo una diversità, e quindi il materialismo ha la meglio perché non è contraddittorio. Per Cartesio io posso vincere il materialismo solo se ne dimostro la contraddittorietà. Quindi una dottrina come quella atomista, in cui l'intelletto è un accidente di una sostanza che non è in quanto tale, come dire, non è in quanto tale qualificata dall'intelletto, quindi dall'immaterialità, è un mostro informe fra lo spiritualismo e il materialismo di Pomponazzi, come gli ha mostrato Hobbes e come gli dirà Revius. Cioè, attenzione, che il soggetto di un atto immateriale è materiale. Questa affermazione di Hobbes, che è sempre stata letta in termini materialisti, come se Hobbes dicesse, presupponesse già il suo materialismo di fondo, in realtà può essere interpretata in un modo molto diverso, come gli esiti del cartesianismo mostreranno. Se il soggetto di un atto non è immateriale, ok? Perché immateriale è l'atto, ma non il soggetto, allora quel soggetto è logicamente pensabile come materiale. In questa possibilità logica di pensare l'anima come materiale si situa il punto in cui vince Pomponazzi contro Tommaso, che infatti è menzionato in maniera implicita nella lettera, nell'epistola dedicatoria alle meditazioni, è menzionato esplicitamente il Concilio Lateranense e il decreto del Concilio Lateranense in cui si esortano i filosofi cristiani a difendere le verità dell'esistenza di Dio e l'immortalità dell'anima contro gli infedeli. Anche se però a questo proposito vorrei aggiungere solo una cosa, sembrerebbe, ed è questa la tesi che ho sostenuto nella mia tesi, no? Sembrerebbe che allargando lo sguardo dall'antropologia di Tommaso alla sua metafisica, quindi inquadrando l'antropologia atomista nel contesto più vasto della metafisica dell'essere, che è una peculiarità originale di Tommaso, che capovolge letteralmente quella dialogistica aristotelica, sembrerebbe che ci potrebbe essere qualche plausibilità della tesi tomista. Però, ecco, si tratterebbe allora di riconsiderare l'antropologia alla luce della metafisica, no? Però sul terreno meramente antropologico, effettivamente il principio è che l'operazione non può essere più astratta dell'essenza. Sì, e penso che sia questo poi, anche se adesso i testi sotto mano non ce l'ho, il motivo per cui Cayetano ha ceduto sotto la pressione delle obiezioni di Pomponazzi a un certo punto. Sì. Perché ragionava da un punto di vista antropologico, quindi l'atto non può essere più perfetto dell'essenza. Questo è il punto per cui lì dentro il tomismo stesso c'è questo problema, no? A meno che non si segua la strada degli averroisti come Sigeri di Brabante, no? Che paradossalmente nel paradigma aristotelico hanno proposto qualcosa di inintelligibile, perché c'è una separazione ontologica tra l'intelletto unico per tutti, no? E poi il resto degli uomini, però coerente con le premesse del Deanima, cioè hanno preservato l'immaterialità dell'intelletto e hanno usato dei
immagini sensibili come tramite tra la singolarità dei singoli corpi, no? E l'intelletto unico che processa queste immagini. Però in quel caso diventerebbe impossibile spiegare l'unità dell'uomo. Certo, certo. Sì, sì. Salve e grazie davvero per questi stimoli molto forti. Io non sono sicuro di aver colto tutto in modo chiaro e distinto, quindi chiedo scusa in anticipo se la mia domanda in realtà aveva già delle risposte. Riguardo a questa doppia definizione di che cos'è l'uomo, non ho potuto fare a meno di pensare a ad Agostino e la distinzione che in genere si fa dei due periodi di Agostino, cioè il primo Agostino più legato al pensiero pagano e quindi che dà importanza alla memoria all'interno della sua definizione di ragione, che gli deriva da certa concezione romana che dava importanza alla memoria, quello che invece è il secondo Agostino, definito spirituale, quindi meno materiale, rimanendo in questa definizione, cristiano, in cui invece la memoria passa in secondo piano e c'è questo più forte legame tra intelletto e ragione, dove diventa rilevante la presenza divina, mentre invece nel primo Agostino non c'era. In effetti in queste due definizioni di che cos'è l'uomo sembra quasi essere riproporsi, come se Cartesio cercasse di riflettere su questi due punti, entrambi presenti in Agostino, cercando una soluzione, e però questa è l'impressione che ho, che quindi ci sia uno scacco, perché Cartesio ripropone quel problema, perché lui cerca, attraverso il suo metodo razionale, scientifico, una risposta differente, nuova rispetto a quella di Agostino, evidentemente, però nel momento in cui viene affermata che la definizione animale razionale è parassitaria della seconda definizione, allora sembra riproporsi di nuovo una non possibilità di definizione, e allora sembra quasi prestare il fianco a quello che è la considerazione invece di Hume, il quale mostra l'anima come un palcoscenico in cui di volta in volta si presentano sulla scena degli attori che sono le varie emozioni, e quindi il ragionamento è soltanto un affinamento della credenza, ma non ci può dare davvero verità, mentre l'anima non è altro che l'insieme di questi attori, e quindi mi sembra che gli attori equivalgono agli spiriti di cui si parlava, e quindi alla fine Cartesio non riesce a risolvere il suo problema. Questa era un po' la domanda che volevo porre, grazie. Ma guardi, mi ha detto diverse cose, la ringrazio, molto, su cui rifletterò. Non sono sicurissimo di avere bene inteso tutto, quindi magari mi corregga se la mia risposta è particolarmente insufficiente. Ecco. Ma io direi questo, Cartesio si vede paragonare la sua impresa a quella di Agostino da due interlocutori, Colvius e Mersenne. Rileva rispetto all'impresa di Agostino che loro non presentano nell'evoluzione cronologica che ha presentato lei, ma semplicemente rispetto alla scoperta da parte di Agostino che ego fallor, ego sum, no? Ecco. Rileva rispetto a questa impresa che la sua è animata da una diversa finalità, non tanto quella di scoprire la mia esistenza quanto quella di scoprire che io sono pensiero, ok? Quindi dice il mio obiettivo rispetto a quello di Agostino è stato profondamente diverso. Questa affermazione è stata interpretata generalmente nella maniera seguente: per Cartesio non era difficile provare l'esistenza della mente, perché già Agostino l'aveva provata prima di lui, come gli dice Mersenne e come lui concede, ma scoprire che cosa la mente fosse.
Io penso che questa interpretazione sia un po' inadeguata. Perché? Penso che sia un po' inadeguata perché in realtà Cartesio non ci dice semplicemente che io sono mente e che io esisto, ego sum ego esisto. Cartesio ci dice per ben due volte io sono necessariamente, necessario sum. Quindi la sua scoperta dell'esistenza dell'io, la particolarità della scoperta dell'esistenza dell'io rispetto ad Agostino, così come Cartesio la rivendica, sta non solo nella determinazione dell'essenza dell'io come pensiero, come poi vedremo, ma sta nella rivendicazione del fatto che quell'io di cui affermo l'esistenza è asserito come esistere necessariamente. Perché? Perché per qualsivoglia ragione di dubbio, questa ragione di dubbio ne conferma l'esistenza. Questo significa che qualsiasi proprietà io possa attribuire all'io nella seconda meditazione, quella proprietà non è solamente vera, ma è necessariamente vera. Di qui io ho un tournant nelle meditazioni, una svolta, perché dopo io scoprirò altre cose vere, fra le quali che io ho un corpo, ma tutte le verità che io scoprirò dopo di questa non saranno più necessariamente vere, ma soltanto vere. Nello spazio, nella scoperta di questa necessità, che è la necessità della mia esistenza, o anche la necessità che io sono pensiero, perché sono la stessa cosa per Cartesio, allora lì sta la superiorità del suo pensiero rispetto ad Agostino e il punto che lui riteneva inattaccabile rispetto a qualsiasi voglia di obiezione. E ora vengo fra un secondo a Hume. Dico che è identico dire che io esisto e che io sono pensiero, perché qui il pensiero non ha alcuna determinazione. Quando dico che sono pensiero non so ancora se il pensiero è corporeo o incorporeo, d'accordo? Ma che esisto in quanto penso, in quanto mi pongo. Tuttavia questa scoperta di pensiero, dice Cartesio nella terza meditazione, perché è vero che io esisto? Dice, è vero che io esisto, la prima volta per cui io scopro qual è il motivo che rende vero per cui io esisto, lo scopro nella terza meditazione, perché nella seconda Cartesio ci dice per quale motivo non è falso che io esisto, e cioè perché resiste al dubbio dei due ingannatori. Ma che cos'è che lo rende vero? Ce lo dice solo nella terza meditazione, differenziando il caso del cogito da quello delle verità matematiche. È vero in quanto è garantito dal lume naturale. Ma perché è garantito dal lume naturale? Perché per Cartesio è necessariamente vero. Dice che ove c'è un effetto c'è una causa. E infatti, dice, introducendo l'assioma di causa per la prova dell'esistenza di Dio, il fatto che io abbia dei pensieri, no, si spiega quale sua causa dal fatto che io sono pensiero, quindi li posso produrre. Nelle seconde risposte, infatti, formula il cogito ricorrendo a quale suo assioma fondativo, al fatto che è impossibile che io pensi. Quindi Cartesio fonda in ultima istanza il cogito su un principio di causa. Questa fondazione da parte del cogito sul principio di causa, che non emerge da tutti i testi ma da buona parte dei testi, sicuramente dalla terza meditazione, è certo questo, cioè nel punto in cui però Cartesio dice perché il cogito è vero, è il punto che in realtà è soggetto alla critica di Hume, perché se io fondo l'unità del soggetto al di sotto della molteplicità delle percezioni su un principio di causa, e il principio di causa in realtà tu lo introduci, come Hume credo abbia dimostrato, se vogliamo fare filosofia, in maniera rigorosa, e allora non sei autorizzato non solo ad ammettere una realtà fuori dall'io, ma anche un soggetto di quelle determinazioni. D'accordo? Quindi quando Cartesio ci dice che l'io è necessariamente vero, lì mi sembra difficile dargli torto, no? Perché resiste a tutte le ragioni di dubbio. Quando ci dice perché è vero, e si spinge a dire qualcosa di più, non solo che io sono cogitatio ma una sostanza pensante, e allora lì ricorre forse, come alcuni testi indicano, ragionamenti di tipo causale, lì è più difficile vedere come, se ci mettiamo dal punto di vista dell'obiezione di Hume, io possa dire che sono di più di un fascio di percezioni. Forse non ho risposto a tutto quello che ha detto, ma ho cercato di cogliere alcuni orientamenti della problematica che lei ha sollevato. Ecco. Sì. Allora, bene, grazie a tutti per la partecipazione, per gli interventi, in qualche modo per tutte le sollecitazioni che sono venute fuori sia dalla relazione sia appunto dai vostri dubbi, dalle vostre osservazioni. Allora l'appuntamento è a domani pomeriggio per
ascoltare, diciamo, quelle che sono le conseguenze di questa pre-filosofica di queste pre-filosofiche osservazioni intorno alla natura umana in Cartesio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.